Buonasera, invito i consiglieri a prendere posto, grazie. Do la parola al segretario per l'appello, grazie. Prego. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Sbardella, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Allora risultano 13 consiglieri presenti e 12 assenti. Quindi l'assemblea è validamente costituita, la seduta è valida. Risultano i consiglieri giustificati La Miranda, Di Stefano, Cremonesi e Gianvecchio. Stasera non ascoltiamo l'inno nazionale, ma ho bisogno di tre scrutatori. Pietra, Lanzoni e Torraco. Grazie. Allora, come dicevo, proseguiamo con la discussione. Perché ieri sera abbiamo ascoltato per conto dell'amministrazione l'assessore Montrasio, che ci ha illustrato le delibere riguardanti il bilancio di previsione. Quindi dichiaro aperta la discussione. Nel frattempo che c'è qualche prenotazione, in sintesi il bilancio di previsione ha il compito di autorizzare all'inizio di ogni anno le spese che i singoli assessorati potranno sostenere, garantendo le adeguate coperture finanziarie attraverso la programmazione delle entrate. Sono sempre in attesa che i gruppi si prenotano. Come Partito Democratico ha chiesto la parola il consigliere Torraco. Prego. Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Come ogni anno, anche quest'anno ci troviamo in quest'Aula ad approvare il bilancio di previsione e a fare i conti, purtroppo, con una difficile situazione economica, alla quale si aggiunge i costi delle decisioni del Governo. Una su tutte, la giusta eliminazione della tassa sulla prima casa, volta da un lato, così come ha già detto ieri sera l'assessore alla partita Virginia Montrasio, a promuovere la ripresa, come ad esempio il bonus fiscale in busta paga, gli incentivi per le assunzioni, l'estensione degli sgravi fiscali per alcuni investimenti delle famiglie, dall'altra a generare un ulteriore fabbisogno del nostro bilancio comunale, che fra patto di solidarietà e TASI diventano pari a 1.300.000 euro coperti in parte tramite la rinegoziazione dei mutui e in parte da risparmi. In questo bilancio, così come discusso nel documento di programmazione, si sottolineano alcuni aspetti importanti. No all'aumento delle tasse, più attenzione agli appalti, più interventi di efficientamento energetico, più ricerca di finanziamenti esterni, più attenzione nell'interpretazione dei bandi europei,
un minor costo del personale, registrando un trend di minor spesa dal 2012 al 2015, è un dato assestato, si sono spesi 2.300.000 euro in meno per il personale. Nel 2016, attraverso una continua riorganizzazione, si prevede un ulteriore risparmio pari a circa 250.000 euro. Vengono stanziati 250.000 euro per il bilancio partecipato, 50.000 euro a quartiere. È prevista una duplice partecipazione dei cittadini, progettazione del progetto e partecipano residenti dal 16 anno in su. Sono stati previsti investimenti per la scuola, come la riqualificazione degli immobili e la digitalizzazione. Il potenziamento della cura del verde, si intende investire sul decoro e la pulizia del verde e non solo. E la riqualificazione e illuminazione attraverso efficientamento energetico. Il tutto considerando oneri di urbanizzazione pari a zero o quasi. È stato previsto anche una stretta alla morosità, colpevole e consapevole, aggiungo. Per questo è partito un ufficio di recupero crediti a cui il Comune ha affidato il recupero di circa 413.000 euro. In due mesi tali uffici che hanno lavorato hanno recuperato più di 15.000 euro, il loro agio guadagnano solo se recuperano ed è 5% di quanto appunto recuperato. Per questo è stato adottato un programma EPC per il recupero chiamato AccertaTu, che integra e confronta banche dati per verificare meglio potenziali evasori. Questo bilancio si caratterizza soprattutto per l'attenzione alla fragilità, in primo luogo a chi perde la casa e ai disabili. Prevediamo anche un aumento di spesa, come già detto, per il supporto delle scuole. Ci sarà più attenzione alla disabilità che anche si rinnova. Con la previsione dell'avvio del piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche su cui pronuncerà prossimamente questo Consiglio. E perché no, anche l'urbanistica, le aree FAQ, passando da tanti anni di discussione e tanta carta, finalmente alla fase operativa. Infatti, il lungo e complesso percorso tecnico necessario ad adeguare i PFAC alla presenza della Città della Salute e della Ricerca, con la firma della convenzione con l'operatore, la trasformazione delle aree FAC entrerà nella sua fase operativa. Dopodiché, io aggiungo finalmente, Infrastrutture Lombarde potrà individuare in maniera definitiva il consorzio di imprese che realizzerà e gestirà l'importante polo di ricerca e di cure delle aree sulle aree FAC. Ieri sera il collega Feltrini metteva in evidenza i difetti del patto di stabilità, che nel passato lo stesso poneva. Fortunatamente questo è stato superato e la sua sostituzione col pareggio di bilancio per noi significa una migliore gestione degli investimenti e delle loro scadenze. Sempre ieri sera ho apprezzato parte dell'intervento del collega La Miranda, quando evidenziava la difficoltà che incontra chi governa la città nel redigere un bilancio preventivo di una collettività. Infatti, non è facile. Fa combaciare i numeri sterili, così come li ha definiti lui a ragion veduta, con esigenze vive dei cittadini. La politica per sua natura prescinde dalla mera contabilità fatta di solo numeri freddi. La politica deve soprattutto rispondere alle esigenze, ai problemi, alle difficoltà, alla disoccupazione, all'affido di tanti ragazzi soli, agli ammalati, ai bambini, agli anziani, insomma, alle tante cittadine e cittadini meno fortunati di noi, necessitanti di una istituzione vicina e che non li abbandona mai e per nessuna ragione. Si può fare di più? Forse sì. Noi ce la mettiamo tutta, come credo e certo tutti quanti voi. Grazie. Grazie consigliere Torrago. Per il gruppo Democratici per il Cambiamento, il consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente. Abbiamo davanti l'ennesimo bilancio in cui ormai è conclamato lo stato di sofferenza del Comune, come del resto lo è quello di molti altri comuni italiani. Si cerca, con le risorse a disposizione, di continuare a fare l'indispensabile per la città, a volte con risultati scarsi, dovuti sinceramente, ma ormai siamo stufi di dirlo, in parte ad una cecità centrale. Se i governi che si sono succeduti hanno pensato marginalmente ad operare tagli selettivi e non lineari, bene, forse a questo punto tocca agli enti locali farlo.
Credo che un taglio selettivo della spesa, anche questo ormai è un tema ricorrente, sul quale poniamo l'accento come forza politica in tutte le discussioni di bilancio, debba essere operato ponendo attenzione, passando la lente di ingrandimento la spesa per provvedere a una revisione totale. Nella nota introduttiva al DUP, al documento unico di programmazione, si parla di bilancio meno rigido grazie alle operazioni sulla spesa del personale, sicuramente pregevole, ma sulla quale è possibile continuare a puntare per ottenere risultati ulteriormente positivi. È necessario spezzare i legacci che, grazie ad una vecchia visione per cui alcuni dirigenti, dico alcuni perché come ho imparato bene a capire in questi anni, a generalizzare si sbaglia sempre, tengono ancora stretti, talvolta mischiando il ruolo tecnico a quello politico, grazie ovviamente a chi gli fa, appunto, per la parte politica, buon gioco. In questo senso le brutte abitudini, che tuttavia si cerca di modificare, spesso non riguardano solo le politiche strettamente riservate al personale. Abbiamo imparato purtroppo quanto giocare all'associazione di scopo, associazioni che peraltro sono infarcite di politici vecchi, nuovi, e che si dividono da anni tra ente, comitati e varie stanze dei bottoni, porte ad indirizzare decisioni che manifestamente loro stessi non sono stati in grado di governare. Una vecchia tecnica peraltro molto criticata e criticata soprattutto storicamente da chi sedeva tra questi banchi. Una contrapposizione politica può derivare da un'analisi che prepara e può arricchire il dibattito politico. Le posizioni di totale preclusione di qualsiasi via che finora, se anche solo sfiorata, è una brutta maniera di castrare il dibattito, seppur frutto di forti convinzioni, ideali o ideologiche, che nessuno, ripeto, nessuno si sogna di sopprimere. Questo bilancio ha una caratteristica che lo contraddistingue da quelli passati. Si punta sugli investimenti. Sul verde, sul piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. È chiaro che ci si indebita per questioni di fondamentale importanza per i cittadini, ma l'obiettivo futuro riteniamo debba essere, salvo ulteriori tagli governativi, importanti, quello di ridurre l'indebitamento a fronte di una riduzione della spesa e con una politica accurata nell'impegnare le risorse presenti. Questo non è ovviamente un inno alla più sfrenata continenza, come diceva un famoso cantautore italiano, ma semplicemente l'invito a rimettere mano in toto alle partite che più incidono sul bilancio comunale. In questo mandato si è aumentata l'offerta per le persone con disabilità, ma quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche è un intervento che dovrebbe rientrare nella normalità del contesto cittadino, così come le manutenzioni che si riesce sempre più a fatica a garantire, rispetto invece ad altre partite che portano molti nastri da tagliare, ma guardano poco al decoro della città e alla sicurezza dei cittadini. Riportiamo tramite gli investimenti l'attenzione sull'esistente, sul costruito, cercando di riportare ad una condizione di normalità alcune problematiche che il nostro, come tanti altri comuni, si trova a dover governare in totale solitudine. Si cerca, e speriamo sia solo l'inizio, tramite studi ricognitivi di fare chiarezza sullo stato del patrimonio, per poter tornare a programmare interventi o semplicemente avere coscienza di quanto sia necessario, come dimostrato per altre partite, cambiare passo. Poi ci sono delle raccomandazioni, o meglio dei suggerimenti che portiamo, e io in prima persona sono a portare molto sommessamente anche ai consiglieri. Riteniamo che il Consiglio, in quanto organo sovrano, abbia l'onere, per sua parte, di agire con responsabilità anche per quanto riguarda gli strumenti che la legge prevede. Parlo nello specifico della presentazione delle mozioni. In questo caso la riflessione personale che faccio è semplice. Quante delle mozioni presentate legittimamente, e ripeto e scandisco, legittimamente, dai consiglieri comunali prevedono impegno di spesa? Com'è possibile fare in modo che di queste proposte approvate dal Consiglio Comunale se ne abbia un ritorno? Sarebbe utile, veramente utile, per comprendere quanto le belle, bellissime idee
che danno lustro a chi le presenta, impegnino risorse, quanto rispetto a quelle che vengono riconosciute come prime necessità in situazioni d'urgenza. Non ho la pretesa né la presunzione di bacchettare chi che sia, ma faccio un appello alla responsabilità per evitare che quelli presi dal Consiglio restino impegni soddisfatti solamente sulla carta. Impegni concreti, nei quali credo fortemente, sono quelli che prevedono il recupero dell'amorosità, non certo per un rigurgito giustizialista, ma per recuperare il dovuto, quel dovuto che negli anni passati è stato, secondo noi, trascurato, assumendo poi dimensioni ormai inaccettabili. Una piaga che si è quindi convinti a combattere ora, utilizzando anche parti terze per garantire anche una giusta analisi preventiva. Vi è poi una parte di città tutta in costruzione, sulla quale crediamo che sia necessario operare nell'interesse generale. E qui sì, non avere una visione è sempre e solo sestocentrica. Crediamo per questo che la via da adottare, dispositivi urbanistici che puntino alla flessibilità, come si sta facendo, sia dal punto di vista politico e tecnico, la migliore via per interpretare cammin facendo le nuove necessità e proposte che un intervento come quello del PIFAC richiede. Grazie. Grazie consigliere De Noia.
Quindi, come da programma che avete tutti davanti, stasera la discussione, quindi la discussione termina questa sera. Perciò invito i gruppi. La tabellina indica Partito Democratico 1 ora e 20 minuti. Sono intervenuti Torraco e la Pennasi per un totale di 12 minuti. Adesso ha chiesto la parola il consigliere Romaniello come gruppo PD. Prego. Allora, il consigliere Romaniello ha chiesto l'utilizzo del PC per la proiezione di alcune slide. Prego. È uno strumento che abbiamo in dotazione e quindi viene usato da tutti noi all'occorrenza. Grazie Presidente. No, oggi nessuna scheda. Allora, Consiglio Comunale, bilancio preventivo. Questo un po' è lo schema di quello che è sostanzialmente il percorso per costruire un bilancio previsionale in una situazione dove da una parte abbiamo una tassazione locale invariata, minori trasferimenti, quelli a cui siamo abituati, quest'anno se n'è aggiunto un altro legato al fatto che non ci viene riconosciuta tutta la TASI, dall'altra parte abbiamo i bisogni crescenti e l'esigenza di questa amministrazione, ma poi di tutte le amministrazioni, di garantire la qualità dei servizi. Quindi un numero di servizi che cresce, ma che deve comunque mantenere una qualità. Per non spezzare la corda. Poi alla fine bisogna fare delle scelte. Una di quelle, quella che ci viene più in mente, diciamo così, che è stata ampiamente dibattuta in questi anni, e quella sostanzialmente di inventarsi nuove forme di finanziamento. Allora, ben venga l'ufficio bandi che cercherà di aggredire i fondi UE. Io mi ricordo l'anno scorso, proprio in questo periodo, feci una slide dove appunto parlai dei fondi UE, eravamo a quota zero. Io spero che quest'anno riusciamo, anche attraverso l'iniziativa di questo ufficio, a crescere e a portare qualche soldo dell'Europa. E poi la collaborazione con il privato. Ne cito uno per tutti, l'intervento che è stato fatto nell'impianto sportivo Boccaccio Pertini. È rinato un centro sportivo a costo zero per il comune. Chi in questo momento lo sta gestendo è autonomo dal punto di vista finanziario, perché comunque ha costruito anche un'attività commerciale all'interno del centro sportivo. E questo consente di fatto a centinaia di bambini e anche di qualche ragazzino un po' più adulto di praticare lo sport. E questo, diciamo così, deve essere un po' la direzione che questa amministrazione ha già intrapreso. Quindi quel modello va poi esportato nelle altre situazioni presenti sul territorio, che non significa delegare tutto al privato. Significa creare una cooperazione, una sinergia. Poi l'amministrazione ci deve mettere nel suo, che deve mettere in condizioni il privato di poter operare in maniera agile. Non sempre questo avviene,
però lo sforzo che deve essere fatto è quello di consentire appunto di abbattere poi quelle che sono le barriere burocratiche per far partire le attività nei tempi previsti. E questo è sicuramente un punto importante da cui partire. Risparmio energetico. Ora, abbiamo dovuto dirottare parte dei soldi che avevamo destinato per questioni di bilancio, però anche lì dobbiamo iniziare in maniera seria per liberare risorse. Io ho fatto un calcolo forse l'anno scorso o due anni fa, dove sostanzialmente se abbatto il 20% delle spese delle utenze, che credo si aggirasse intorno ai 5 milioni, libero un milione. Abbattere il 20% non è così difficile, è chiaro che non lo si fa tutto subito, lo si fa attraverso una programmazione che potrebbe durare anche qualche anno, però lì è anche un, diciamo così, un punto su cui essere particolarmente aggressivi. Abbiamo fatto delle cose, dobbiamo continuare su questa strada e sicuramente quello potrà liberare risorse che sono sempre meno disponibili per le motivazioni che ho detto prima. Razionalizzazione della spesa. Beh, la riorganizzazione del personale. Ieri è intervenuto il collega La Miranda e ha riconosciuto il merito della riorganizzazione, poi ci ha messo lì il suo solito siluro, dice, adducendo che tutto fosse riconducibile ai pensionamenti. In realtà non si sono risparmiati 3 milioni solo con i pensionati, c'è stato anche uno sforzo da parte dell'amministrazione molto concreto per andare poi a ridurre effettivamente la spesa, che era partita non come iniziativa da un punto di vista economico, ma aveva ben altri scopi, ma questo ha generato anche un risparmio economico. E passare al setaccio a bilancio. Allora, su questo, anche su questo, sono stati fatti degli interventi, dobbiamo proseguire. Secondo me ci sono ancora margini su questi due temi per nei prossimi anni portare ancora a casa qualche soldino. Il quarto tema è aggredire quelli che io chiamo i buchi neri. Come buchi neri, secondo me, morosità, case comunali, dopo farò vedere l'esempio, farmacie, lì ci siamo riusciti, è vero che ci abbiamo dovuto mettere dei soldi, però abbiamo invertito un trend. Abbiamo garantito l'occupazione, in questo anno le farmacie cominciano a restituire parte di quello che hanno ricevuto, senza che nessuno rimanesse a casa, e questo, diciamo così, porta una prospettiva molto positiva da qui ai prossimi anni. Cito Bibona, poi spiego perché, non perché Bibona sia di per sé un buco nero, lo è diventato negli anni. Poi vabbè, c'è sempre il discorso CTP o comunque queste situazioni che dobbiamo chiudere perché sottraggono sostanzialmente risorse. Poi capisco che molte volte questo non dipende neanche dalla funzione politica, perché ci sono dei meccanismi perversi per cui ci sono tempi, procedure, però in effetti l'attenzione da parte nostra deve essere massima perché si spinga per la risoluzione delle questioni. Come primo esempio di buco nero voglio farvi vedere il caso delle case comunali. Allora, sono riuscito a recuperare quelle che sono le entrate e le uscite del 2013 delle case comunali. Quindi all'epoca avevamo 1010 appartamenti e ho messo in fila tutte le uscite, no? Quindi la gestione amministrativa, la manutenzione ordinaria, e ho messo anche il costo dei dipendenti comunali che si occupano delle case comunali, e quelle chiaramente fanno parte un po' del costo di gestione. Ho introdotto la morosità delle spese, quindi sostanzialmente quella quota che era a carico dei condomini relativa alle spese che abbiamo pagato noi come amministrazione. Beh, alla fine, le totali uscite, avevamo 1.514.000 euro. Il canone incassato, che non è tutto il canone che dovevamo incassare, nel 2013 è stato di 1.015.000 euro. Quindi in soldoni, a fronte di 1.010 appartamenti, noi abbiamo una perdita pari a circa 500.000 euro. Quindi vuol dire che ogni appartamento mediamente
perde 500 euro. Quindi provate a immaginare come se ognuno di noi avesse una casa e la desse in affitto, invece di introitare, perde ogni anno 500 euro. È vero che comunque c'è da dire che gli affitti che, a cui, diciamo così, diamo in locazione i nostri appartamenti non sono affitti esosi, sono decisamente calmierati. Ma non è questo il punto che fa la differenza. La differenza la fa la morosità, dove abbiamo i 280.000 euro che ho citato prima nei costi e negli affitti. Quindi alla fine il totale della morosità per quello che riguarda l'anno 2013 è stato di 1 milione di euro. Poi è chiaro che all'interno di questo 1 milione di euro ci saranno pure persone in difficoltà, però per quello che riguarda la morosità incolpevole abbiamo gli strumenti per poterla gestire. Sappiamo bene che la gran parte della morosità è riconducibile a morosità non incolpevole. E questo di fatto, invece di farci arrivare nell'ipotesi che tutta la morosità fosse recuperabile, quindi un'ipotesi molto ottimistica, invece di farci avere un più 500.000 ci fa registrare un meno 500.000. Poi ci mette in difficoltà sull'altro fronte. Sappiamo bene che nel 2015 abbiamo speso quasi 1.300.000 per l'emergenza. Quindi invece di avere di fatto risorse che possiamo in qualche maniera mettere a disposizione di chi è effettivamente in sofferenza, ci troviamo anche su quel fronte un po' scoperti. E bisogna chiaramente invertire, ci vorrà del tempo, però è chiaro che ci vuole anche una forte consapevolezza politica che è una situazione da aggredire molto violentemente, anche per una questione di giustizia sociale. Io molte volte incontro, diciamo così, condomini che stanno nelle case comunali che lamentano appunto il fatto che si trovano poi con questo tipo di situazioni e lo avvertono anche come una situazione di ingiustizia sociale. Bibona, su Bibona abbiamo speso, io non so qual è la soluzione giusta per Bibona, non lo so, però i numeri di Bibona li conosco bene, quindi sostanzialmente conosco bene quella è la situazione negli ultimi 4 anni. Quindi quando poi sento parlare di risvolto sociale, di sestesità, va bene, ma guardiamo in faccia i numeri. In 4 anni, Bibona, io ho messo praticamente tutte le entrate e tutte le uscite. Nelle entrate e nelle uscite c'è un miscuglio, quindi sono sostanzialmente rimborsi capitali, di mutui, interessi, manutenzioni varie, di tutto e di più. Però sono sostanzialmente soldi che escono. Okay, poi qualcuno sarà nella spesa corrente, qualcuno mi verrà a dire che è nella spesa degli investimenti, qualcuno mi verrà a dire che il titolo sesto, ottavo, quinto, non lo so, ma sono soldi che escono, euri che vanno via. E se guardiamo la media tra la differenza tra le entrate, ecco, premessa, sulle entrate sono quelle dichiarate, ma non siamo ancora sicuri che queste entrate siano effettivamente entrate. Poi quando mi hanno dato questi dati c'era ancora questa certezza, poi magari ad oggi queste entrate sono entrate. Ecco. La differenza sostanzialmente, cioè la media negli ultimi 4 anni che i soldi che sono usciti da questa amministrazione è pari a 227.682 euro l'anno. Noi nell'ultimo contratto con il gestore abbiamo portato a casa 800 pernotti. Quindi teoricamente se noi oggi non avessimo Bibona e avessimo questi soldi che noi destiniamo a Bibona, è come se ogni pernotto ci costasse 284 euro. Io non ci sono mai stato in una 280, sono arrivato a 200 ma me lo pagava l'azienda. E quindi un ragionamento anche sui numeri bisogna farlo, perché voglio dire, vogliamo portare i bambini al mare, vogliamo portare i disabili al mare, vogliamo portare gli anziani al mare?
Ma io a 30 chilometri con 284 non ci faccio un pernotto, ci faccio 4 giorni in un villaggio a 5 stelle. Io lo preservo il sociale. Se il sociale è portare delle persone disagiate al mare, io con questi soldi qui, teoricamente, se non avessi bibona, ce li porterei e farei 4-5 volte i pernotti che sto facendo adesso. Poi è chiaro che questa è una situazione in cui bibona risulta invendibile, però quando pensiamo al sociale, cioè non è come una volta dove avevamo il territorio nazionale pieno di colonie, adesso l'offerta turistica è così ampia e diversificata, sia nei prezzi che nelle tipologie, dove si fa prima a dare un voucher. Che senso ha tenere una struttura che in questo momento sottrae risorse a noi? Ci sta sottraendo risorse per 800 prodotti? Non ha senso. È chiaro che il ragionamento che bisogna fare è più di largo respiro. Va benissimo tutto quello che riguarda il sociale, va benissimo, preserviamolo, ma facciamo molta attenzione ai numeri quando poi immaginiamo un futuro. Poi l'altra possibilità è quella di indebitarsi. La nostra, diciamo così, il nostro fiore all'occhiello è il bilancio, di fatto. Noi abbiamo un bilancio finanziariamente solido. Nel 2016 gli interessi peseranno dell'1,31% delle entrate correnti, la legge consente di arrivare al 10%. Poi è chiaro che bisogna trovare copertura nel momento in cui sale la spesa per interessi. Però lì eventualmente c'è anche la possibilità di andare in quella direzione. Ora, ieri la Miranda parlava appunto di alcuni servizi che in qualche maniera avevano dei costi, diciamo così, insostenibili. È chiaro che poi ciascuno di quelli che sono i servizi oggi presenti sul nostro territorio sono frutto di scelte politiche. Quindi andare in una direzione piuttosto che in un'altra deve chiaramente tenere conto della disponibilità economica, ma deve essere anche frutto delle scelte. Quindi poi ciascuno di noi avrà la propria visione, quindi avrà la propria sensibilità su quello che potrebbero essere i servizi assolutamente necessari e indispensabili per questa città. Però evidentemente se andiamo di fronte a conteggi, a conti che comunque sono sempre più magri, e qualche ragionamento in più bisogna farlo, se vogliamo essere sostenibili. Questo non vuol dire smantellare lo Stato sociale, questo vuol dire in qualche maniera fare delle scelte coraggiose. Fare delle scelte coraggiose dove a un certo punto si capisce qual è l'obiettivo, cosa si vuole preservare negli anni, perché insomma di strada ne abbiamo fatta, abbiamo creato in questi 4 anni una forte discontinuità. Però dobbiamo continuare con una maggiore aggressione, insomma, con una maggiore aggressività. Insomma, si parla di pareggio di bilancio anche per i comuni, insomma. Quindi noi dobbiamo fare la nostra parte da questo punto di vista. È importante che però quando facciamo le valutazioni, anche qui in Consiglio Comunale, ci sia anche un'attenzione a quelli che sono i valori effettivi, perché molte volte sento i discorsi che sono poco sostenibili e comunque dettati secondo me anche ad una poca conoscenza del numero. Invece io credo che lo sforzo che bisogna fare è essere anche lucidi, poi ciascuno dirà la propria, come giusto che sia, ma spazio alle fantasie, insomma, qui in Consiglio Comunale o in Commissione, insomma, non ce n'è molto per le fantasie.
siamo comunque incastrati, voglio dire, la sofferenza dei comuni è nota, non è una sofferenza di Sesto San Giovanni, è una sofferenza degli 8.000 comuni presenti sul territorio nazionale. Noi abbiamo iniziato, secondo me, molto bene a fare la nostra parte, c'è ancora spazio, secondo me, per continuare a farla. Ha terminato, consigliere? Grazie. 18 minuti. Ha chiesto la parola come gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Prego. Grazie Presidente. Questa sera discutiamo del bilancio, e come diceva giustamente il collega ieri sera, dei banchi dell'opposizione, ci troviamo a dire sempre le stesse cose, ma questo è determinato da una carenza di idee che accompagna la presentazione del bilancio da parte di questa maggioranza. Quindi, di fatto, ci costringete a ripetere le medesime osservazioni che ogni anno siamo costretti a fare, visto che poi da parte vostra c'è un immobilismo totale. E ripeto un concetto fondamentale: oggi noi trattiamo di un bilancio che crea sofferenza, che parla di risparmi, di tagli, che non siamo l'unico comune a doverlo sopportare in Italia, ma noi dimentichiamo che abbiamo una grandissima fortuna inespressa nella nostra città, che è il nostro territorio. La ricchezza di una città è data dal territorio. Noi abbiamo un territorio, Sesto è in un punto nevralgico, abbiamo vicino raccordi autostradali, tangenziali, scali ferroviari, aeroporti. Una politica competente in questi anni avrebbe consentito di rendere la città appetibile, di avere insediamenti commerciali, di creare ricchezza, di creare risorse, di recare entrate per garantire alla nostra città un miglioramento che questa maggioranza non è stata in grado di fare. Quindi è un bilancio povero semplicemente perché è un bilancio che non è accompagnato da idee, e noi siamo anni che da questa banca dell'opposizione continuiamo a dire che la maggioranza non è in grado di dare quella spinta innovativa che Sesto merita. E quindi cosa ci sentiamo dire da parte delle banche della Giunta? Parlate delle farmacie lodandovi che l'avete portato in attivo. Ma scusate, un atto di umiltà è chiedere scusa alla città che avete generato attraverso la vostra politica di controllo quasi 6 milioni di buco, 6 milioni di perdite. Non vi viene da chiedere alla città scusateci per quello che è capitato? Io ricordo che il 2 aprile del 2015 noi presentammo come lista civica Sesto nel Cuore un ordine del giorno per valutare l'esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, e fu bocciata da parte di alcuni partiti della maggioranza. Quindi in questo modo avete garantito che il debito delle farmacie venisse pagato dalla città? E questo è il vostro atteggiamento, un atteggiamento sordo, un atteggiamento autoreferenziale e mi spingo a dire anche arrogante, perché fate finta di non sapere i problemi veri della città. Il bando delle mense, l'ultimo consiglio comunale, ci avete quasi deriso quando abbiamo posto il problema vero e autentico sulla gestione di un bando di 30 milioni di euro dove c'è stata un'incompetente nomina di un membro della commissione giudicatrice che ci è costato centinaia di milioni di euro migliaia di euro, e ci avete deriso. Non è stato fatto nessun atto di ripresa di responsabilità politica. Ma signori, questo non è il modo di amministrare la città. Per forza che dovete affrontare un bilancio in queste condizioni. Bibbona, io ho sentito l'ultimo intervento, è stato detto sottrae risorse alla città, ma sottrae risorse semplicemente perché Bibbona è un comparto immobiliare che era il gioiello della città, che è stato completamente abbandonato in questi anni. È un rudere,
non vale più niente, ma questo non per colpa di Bibbona, ma perché gli altri comuni hanno delle strutture che vengono valorizzate, che costruiscono un valore aggiunto per la città e noi abbiamo invece un comparto che è stato ridotto in ruderi. Pagavano, la società paga 20.000 euro all'anno di affitto di gestione dove i sestesi non hanno praticamente accesso. È ovvio che noi come gruppo politico abbiamo presentato delle proposte sul punto pensando, consigliere, all'aspetto sociale, perché oggi la crisi tocca molte famiglie e quindi di fronte a un'amministrazione attenta, concreta, precisa, noi avremmo potuto offrire alle famiglie numerose, alle famiglie in difficoltà, agli anziani, ai disabili, delle strutture idonee per accoglierli. Quindi non c'è attenzione di fronte al ceto più povero, al ceto più debole da parte della vostra maggioranza, che secondo noi deve essere elevato, deve essere aiutato, incentivato. Riorganizzazione della macchina comunale. Anche qua sento dire parole di elogio, ma scusate, ma vi rendete conto che ci sono comuni capoluoghi di provincia nella regione Sicilia dotati di aeroporto che hanno la metà dei nostri dirigenti e hanno un rapporto personale abitante nettamente inferiore al nostro? Ma perché non volete accettare questa disamina e questa visione che dovrebbe portarvi a fare delle scelte sì coraggiose, ma voi le scelte coraggiose le fate solo a parole? Quindi non, anche sull'organizzazione veramente lasciate allibiti, perché non è stato fatto nulla, non sono stati toccati i poteri forti, i dirigenti. Ma perché dobbiamo avere noi un rapporto dirigente-abitante nettamente inferiore agli altri comuni di tutto l'Interland milanese, che costano centinaia di migliaia di euro? Semplicemente perché c'è una politica debole, perché c'è una politica non in grado di esercitare correttamente le proprie funzioni e quindi il funzionario diventa preponderante e dà l'input e gestisce l'ufficio, perché la politica è completamente assente, povera di idee. Il bando dell'igiene urbana, 4 anni passati e non è ancora stato messo in atto un bando degno di questo nome. Anche su Facebook alcuni consiglieri della maggioranza hanno riconosciuto questa carenza da parte dell'amministrazione. Quando noi come gruppo politico abbiamo posto il problema di competenza rivolgendosi al sindaco, anche in questo caso siamo stati completamente derisi quasi. Concetto di partecipazione. Ma scusatemi, di fronte alla presa di posizione del prefetto di questi giorni, osate dire che la maggioranza ha un'attenzione alla partecipazione? Ma con quale coraggio voi vi rivolgete alla città? Quindi, di fatto, noi abbiamo una situazione critica e credo che questa situazione critica metta in evidenza che questa maggioranza è arrivata al capolinea, perché avete posto la città in agonia per colpa di un'agonia che colpisce la vostra maggioranza. Perché le contraddizioni emergono pienamente nella città, negli atti politici, per la vostra incapacità di dare un progetto e una visione politica. L'esempio sono le strutture sportive. Noi abbiamo riconosciuto, quando si è dato un nuovo assessore, un cambio di marcia. Ovviamente non c'è stato un riscontro, quantomeno di gentleman agreement, riconoscendo questa nostra apertura, per carità. Ma non ci interessa, andiamo oltre. Noi la politica la concepiamo anche su un piano diverso, non solamente di sconto personale. Ma perché quando usciamo dalla nostra città troviamo centri sportivi all'avanguardia, dove sono stati fatti dei leasing costruendo, dove ci sono dei progetti, dove c'è stata una mappatura dei bisogni della città, dove c'è stata una mappatura degli impianti sportivi e non interventi spot? Sono stato poco tempo fa a visitare un centro sportivo Gorgonzola. Sono rimasto allibito. Un'amministrazione di centrosinistra che ha saputo cogliere le difficoltà di quel paese e ha dato vita in pochi anni ad un centro sportivo polifunzionale che è in grado di coprire le esigenze quasi totali di tutta la città. Nella nostra città cosa siamo capaci di dire? Che attraverso il bando del Pertini noi abbiamo risposto alle esigenze del mondo dello sport e ai bisogni sportivi della città. Signori, guardate, francamente io credo che voi abbiate raggiunto il limite e il più basso di come concepite la politica, perché c'è una totale assenza
di idee, di innovazione e francamente credo che in quest'ultimo anno la città meriti di conoscere tutta l'incompetenza che è emersa da questa amministrazione e tutte le occasioni che sono state perse da questa città. Grazie consigliere Caponi. Ha chiesto la parola la consigliera Landucci come gruppo misto, prego. Grazie Presidente. Allora, devo dire che sono molti gli spunti che sono arrivati dagli interventi che mi hanno preceduto e devo dire che questa volta l'intervento del consigliere Romaniello può fare invidia a me, alla Miranda, al consigliere Caponi, cioè perché una tale mazzata sulle parole, sui bilanci, sui fogli della maggioranza non era facile da costruire, no? Cioè praticamente ha detto che buona parte di questa spesa sociale di cui ci riempiamo la bocca dalla mattina alla sera è praticamente a livello di uno spreco che non ha fine e che è sostanzialmente insopportabile. Devo dire che si può convenire con questa analisi che oserei chiamare spietata, perché non c'è una parola diversa da poter usare. Mi piace anche riprendere una delle frasi che ha detto adesso il consigliere Caponi, cioè sulla mancanza di innovazione, perché credo che qui stia davvero il problema, no? Al di là delle stucchevoli lamentele, perché ogni anno vengono ripetute come una litania che neanche, come dire, la più noiosa recitatrice di rosario sarebbe capace di fare, no? Sulla mancanza e la diminuzione delle entrate, quest'anno abbiamo pianto sul fatto che la TASI, ma certo che la TASI tutta non sarà stata ancora coperta, la TASI tutta l'avreste presa tra giugno e novembre, vi hanno già dato il 95%, è chiaro che vi daranno anche il resto, no? Cioè se tutto il problema del mancato arrivo è questo qui, mi sembra davvero un problema risibile. Oltretutto 400.000 euro a fronte di una spesa, di un'entrata di 70 milioni di euro, cioè una percentuale dello 0 virgola dal prefisso telefonico. Cioè se dobbiamo concentrare tutte le nostre terribili lamentazioni, che neanche le prefiche peggiori, su questa cosa qui, cioè è dire che è ridicolo non regge. Il problema vero è che noi stiamo distruggendo il patrimonio della città, perché non solo perdiamo sulle case popolari 1 milione di euro l'anno, ma le case popolari stanno implodendo perché non c'è nessuna manutenzione straordinaria. Come ho già detto innumerevoli volte, invece di essere un patrimonio, stanno diventando un debito. Lo stesso vale per Bibbona, no? Come diceva prima il consigliere Caponi, era un patrimonio e è diventato un debito. Perché? Perché i patrimoni devono essere manutenuti, devono essere valorizzati e non si possono usare nel 2016 come all'epoca di Oldrini padre, che probabilmente è stato un grande innovatore, ma Dio santo, sono passati 60 anni. È morto nel 62, mi pare. Cioè, pace all'anima sua. No, da quel momento non c'è stato nessun cambiamento e le farmacie comunali adesso, certo che ci avete messo mano, stanno fallendo. Cioè, bisogna arrivare al fallimento perché si pensi che, che è necessario cambiare. Ieri per caso, essendo in macchina a Sesto, sono passata davanti alla Carmen Longo. È un rudere. Secondo me va soltanto abbattuta. Cioè, tutto il resto è impossibile da fare. Allora, quello che era probabilmente quando è stata fatta, all'epoca sempre del Oldrini padre, un gioiello, siete riusciti a trasformarlo in un rudere.
che non ha neanche valore archeologico, quindi non possiamo neanche farlo vedere perché non vuol vedere nessuno, oppure lo possiamo mettere come i mostri, i mostri. E quindi è chiaro che questo è il problema del patrimonio della città, un patrimonio gestito nel 2016 con la testa degli anni 50. È una cosa assurda e chiaramente lentamente, pezzo per pezzo, vi si sbriciola in mano. Prima si sono sbriciolate le farmacie, adesso si è sbriciolato il CDD, domani si sbriciola Bibbona, ormai siamo lì, domani l'altro si sbricioleranno i nidi, poi si sbricioleranno le case popolari. È chiaro che se la gestione non cambia, noi saremo sommersi dalle nostre macerie e alla fine dovrete davvero privatizzare tutto nella maniera più brutale. Perché non ci stiamo più dentro, non ci stiamo più dentro. Ma questo per quanto riguarda il patrimonio. Io sono molto sensibile a questo, perché secondo me il patrimonio è una cosa che viene costruita, ed è stata costruita col sudore e la fatica di chi ci ha preceduto. E vedere i patrimoni buttati così dalla finestra a me fa piangere il cuore. No? Cioè, i nostri forse no, io non abitavo a Sesto allora, ma quelli che abitavano a Sesto nella prima metà degli anni del Novecento, con grandi sacrifici, sforzi, fatiche, hanno costruito un patrimonio per la loro città e i loro figli e i loro nipoti lo stanno tranquillamente buttando alla finestra, fingendo anche di farlo per il bene del popolo, perché questo poi è il massimo del ridicolo. Cioè io veramente obbligherei tutti a passare due volte al giorno davanti alla Carmen Longo per vedere come viene trattato il patrimonio della città. Era un gioiello, è diventato una roba da sbattere via. È una vergogna. Una cosa come Bibbona, essere qui a dire abbiamo perso un milione, non possiamo neanche pensare di venderla perché così non la vuole nessuno. Tra l'altro è una zona che io conosco bene, una zona che, come dire, ha una grande valenza turistica e oltretutto anche a costi notevolissimi, cioè, è una roba che grida vendetta a Dio. Ma questo per il patrimonio. Per quanto riguarda la spesa corrente, allora, siamo un po' che l'ultima volta, fu la penultima, non mi ricordo più, che siamo trovati e c'è stato il discorso dell'emergenza casa. E tutti che piangono, le case, gli sfratti, la gente per strada, nelle macchine, come facciamo? Allora, se c'è questa emergenza, tutte le risorse vanno messe lì. Cioè, io credo che in ogni famiglia, ogni buon padre di famiglia, ha nel suo DNA l'idea che prima di tutto fa una graduatoria delle spese necessarie. E prima mette quelle che ritiene indispensabili alla vita e al benessere di sua moglie, dei suoi figli, e poi via via le altre. E questo mi sembra, come dire, il minimo. Allora, è chiaro che noi ascoltiamo, no, quello che ci dite, quello che ci dice l'amministrazione. C'è l'emergenza sfratti, tutti per strada, non sappiamo come fare, tragedia. Allora, abbiamo evidentemente trovato 250.000 euro. Dobbiamo mettere in 5 progetti, 5 quartieri, ma perché? Per far finta di fare il bilancio partecipato. Se ho trovato 250.000 euro che mi crescono, li piglio e li uso per pagare l'affitto a qualcuno. Cioè, mi sembra molto meglio che qualunque palla di bilancio partecipato, che è una chiara palla elettorale, no? Come diceva la Miranda, forse per poter sperare di inaugurare, di tagliare 5 nastri prima delle prossime elezioni. Cioè, ho 250.000 euro. Li metto nell'emergenza casa. Quanti affitti potrò pagare con 250.000 euro in un anno? Secondo me è un sacco. Cioè, devo mettere in 5 progetti cervellotici, più o meno d'arredo urbano, che si inventeranno 5 quartieri, no? In modo che l'assessore al bilancio possa fare la sua processione a raccontare la storiella del bilancio partecipato nell'ultimo anno di consigliatura. Ma chi se ne frega? Anche perché non è vero. Avendo un bilancio di 100 milioni di euro, con 250.000 euro sono una presa per i fondelli.
che varrà proprio per quattro militanti che così possono andare in giro a dare i santini della preferenza che chiederanno. Ma dico, ragazzi, oppure non è vero che c'è l'emergenza case. Se possiamo buttare 250.000 euro, non so bene dove, non so bene come, non so bene in quale progetto. I quartieri non hanno bisogno di progetti che ci inventiamo domani mattina. I quartieri hanno bisogno, se è caso, di non avere la gente per strada, se è vero quello che ci viene detto che c'è la gente per strada. Con 250.000 euro ne tiriamo via tanta di gente di strada. Cioè, quindi è questo che io trovo sempre insopportabile di questi. Poi lascio perdere il capitolo delle opere, perché questo è il classico libro dei sogni in cui io dico che farò di tutto, tanto poi se non c'ho i soldi non li faccio, no? Cioè farò l'efficientamento delle scuole, abbatterò tutte le barriere architettoniche della città, mi rotolerò per terra costruendo non so che cosa di bellissimo, tanto se non c'ho i soldi non lo faccio e non mi costa nulla. Posso scrivere quello che voglio, tanto se i soldi non ci sono non lo faccio, perché come ha sempre detto la dottoressa Orsetti, io prima di fare un investimento ci devo avere i soldi, perché se no non si fa proprio niente. No? Anche questo è chiaro che è una mossa elettorale, no? Cosa vuol dire abbatterò tutte le barriere architettoniche di Sesto? È l'ennesimo specchietto per le allodole che stiamo tirando fuori un anno prima delle elezioni. Va bene, non esageriamo però. Cioè, io credo che oggi, se noi troviamo 250.000 euro da sbatter via così in una storia, in una marchetta elettorale che dire che è vergognosa è, come dire, il meno che si possa fare, vuol dire che di soldi ce ne sono ancora più che a sufficienza. Perché noi paghiamo una marea di tasse. Dopo tutte le parole che sono uscite qui dal sindaco, noi faremo, attireremo le imprese, è venuta fuori una classifica che dice che Sesto è il comune dove le aziende sono le più tassate del nord, di tutto il milanese. Cioè, allora, siamo qui che attiriamo le aziende o le tassiamo in maniera... Siccome quello lì è una ricerca del tutto indipendente, che non mi pareva avesse nessun interesse se non di far vedere dei numeri, credo che sia... Bisogna fidarsi. Allora, siamo un comune che tartassa terribilmente quelli che vengono qua, che tartassa terribilmente i propri cittadini. Io vorrei farvi leggere, se non fosse infarcito di parolacce, perché non posso, quello che ha scritto oggi su Facebook in una polemica che c'è stata sull'interramento dell'elettrodotto, un tizio che dice di essere figlio di una importante militante della città che abitava fuori e che adesso sta tornando in città e che ne dice di tutti i colori, di questo dormitorio, anni, se mi pare uno tutt'altro che a destra, da come scrive, così anche l'uso delle parolacce è molto in a sinistra. E, cioè, in questo senso dice che appunto un paio di città di, immaginate qual è la, come dire, il nole, il sostantivo che viene usato, dove non si può neanche andare in un asilo nido pubblico che costa più di 600 euro al mese, della pura verità, dove praticamente la pulizia delle strade avviene ancora con metodi antidiluviani, perché a forza di parlare di lance che devono pulire le strade senza spostarlo, qui le lance per adesso non ci sono, ci sono ancora soltanto le multe e la gente che deve spostare le automobili, come praticamente i servizi sono a livello dell'altro mondo, mentre una signora risponde di essere andata a Milano l'altro giorno a vedere un quartiere, a trovare non so chi, così, e quando è tornata i suoi figli hanno detto: mamma, perché non andiamo ad abitare a Milano invece che stare a Sesto, che è così sporco e così e fa così schifo? Allora, è chiaro che, senza entrare nelle più bieche polemiche di Facebook,
Mi sembra evidente che qui manca un'attenzione a quella che è la normale quotidianità, nella rincorsa teorica di una perfezione che non esiste. Ancora una volta noi vediamo un bilancio che di per sé è un bilancio proprio della pura ovvietà di quello che c'è, ma che viene presentato come un risultato enorme perché ha trovato due o tre specchietti che vengono messi lì per vedere di acchiappare qualcuno. È come il discorso dell'interramento di ieri sera. Cioè, l'interramento di ieri sera, se non fosse grottesca la cosa, sarebbe veramente comica, no? Perché abbiamo da una parte un terribile quartiere di Milano, che è quella parte del quartiere Adriano, dall'altra parte un altrettanto terribile quartiere, che è il quartiere, quella parte di Cascina Gatte di Sesto. Ma perlomeno a Milano, quando hanno fatto le case, con gli oneri di urbanizzazione, hanno interrato l'elettrodotto. Noi dice, abbiamo fatto, il sindaco ha chiesto un'analisi epidemiologica, no, ma dico scusate, cioè adesso, e allora è arrivato poi il vice sindaco Rivolta che ha detto a Di Stefano, ah ma la ASL è vostra, l'ASL è della Lombardia, beh allora la ASL tanto comunque farà l'analisi epidemiologica, ma no, certo l'interramento non lo fa la ASL, e comunque abbiamo bisogno che ce lo dica la ASL, che forse non fa bene avere un enorme conduttura elettrica sopra la testa. Cosa vuoi che dica la ASL? Tra l'altro adesso non funziona neanche più, perché cioè solo dal punto di vista estetico è una schifezza terribile. Allora, abbiamo appena costruito in quella zona l'ennesimo obbrobrio di cemento, che è la Bergamella, ma non si potevano usare gli oneri di urbanizzazione per interrare quel maledetto elettrodotto. Adesso, con qualunque cosa arriverà a dire l'ASL, cioè, secondo voi la speranza è di obbligare Terna a farcelo gratis? Cioè Milano ha pagato con gli oneri di urbanizzazione l'interramento della sua parte. Siccome noi gli oneri di urbanizzazione vogliamo usarli per altro, stiamo ciurlando nel manico nella speranza che l'ASL ci dica che è tutta colpa di Terna o dell'antenato di Terna, così speriamo che Terna gratis ci interri l'elettrodotto. Perché questo è il giochino, no? Oltretutto con un comitato neocostituito che aveva anche lui tutta l'aria di essere un'ammirabile invenzione preelettorale, perché sarà un caso, ma il portavoce sembrava il fratello dell'assessore alla partita. Prossima volta ditevi, sì, Elena cosa dici, Elena Stua, Elena, ditevi, datevi del lei, cioè è meglio, perché altrimenti chi ascolta resta colpito dalla confidenza, no? Nel senso che secondo me se uno fa un gruppo, no? Un comitato che ha come controparte un assessore, evita di mettere come portavoce uno che tratta l'assessore come sua sorella, perché non va bene, perché non va bene. E l'altro che aveva in mano la bandierina con no elettrodotto, appena qualcuno ha detto, e vabbè ma questo non so, ha detto qualcosa di politico e non ho capito, immediatamente questo dice, no, noi non vogliamo parlare di politica. Che naturalmente mi fa pensare che anche questo non ha, cioè, come dire, il comitato è sorto per cercare di calmare le acque e di evitare di perdere un po' di voti l'anno prossimo. Ormai tutto è fatto per quello, no? Cioè non c'è nessun interesse per il povero elettrodotto che è lì da 30 anni, perché è lì da 30 anni. Nel frattempo abbiamo costruito mezza Sesto. Non si sono mai trovati gli oneri di urbanizzazione per interrare l'elettrodotto. Speriamo una mattina di svegliarci e che non ci sia più l'elettrodotto, per miracolo. Naturalmente quando c'è stata la polemica su Facebook, c'è stata la famosa militante che ha scritto, ma insomma sempre a fare polemica su tutto, si parla bene stando fuori, no? Nessuno sta fuori,
anzi quelli ci stanno proprio sotto all'elettrodotto. Cosa dovremmo fare? Io non ho sentito una parola che sia una soluzione realistica, una soluzione realistica, che guardi i problemi per quello che sono e li risolva con i mezzi e con le capacità che ci sono oggi. In questo momento c'è un silenzio gravido di non so che cosa sulla città della salute e della ricerca, che spero che a quest'ora doveva essere finita, francamente non è neanche cominciata, perché nel primo cronoprogramma il rustico avrebbe dovuto essere consegnato alla fine del 2014, il rustico. Siamo a metà del 2016, non solo non c'è il rustico, ma non c'è neanche lo scavo, secondo me. Oltretutto adesso c'è questa terribile concorrenza dell'ex sito Expo, dove naturalmente sono stati più furbi di noi, no? Perché la prima cosa che hanno fatto è che hanno messo a capo di Area Expo il rettore del Politecnico, Azzone, che è uno che ci sa fare non poco. Perché se uno pensa di fare la città della salute e della ricerca senza il rettore delle università, secondo me va poco lontano, molto poco lontano. E infatti lì si comincia a parlare di polo di qua, polo di là, e quanti soldi avremo per fare il polo. Qui c'è soltanto un imprenditore che è la testa di legno dei debiti delle banche, e per il resto tutto tace, tutto è silenzio. Ieri c'era una notizia che non ho capito sul fatto che Davide Bizzi sta vendendo le quote, non si è capito niente, in quell'articolo non si capiva niente, si capiva soltanto che praticamente le azioni della Bizzi and Development sono tutte in mano alle banche. Cioè il vero proprietario delle aree è Banca Intesa e tutti gli altri, questo qui, però Bizzi è ben contento di continuare. Bizzi ha comprato le aree, mi sembra nell'ottobre del 2011, a ottobre saranno 5 anni, penso si sia dato uno stipendio ogni anno di almeno come minimo 2 o 3 milioni di euro. Insomma, se anche alla fine lui la città della salute e ricerca non la costruisce, lui al caldo ci sta sicuramente, ecco, su questo possiamo, non possiamo dubitarne. Ma vedo che il silenzio anche da parte della consigliera Teormino, dell'assessore Montrasio, di tutti quelli che hanno parlato, il silenzio sulla città della salute della ricerca è totale. È totale. Quindi si farà forse, boh, chi lo sa, domani. Mistero. Comunque, per adesso non è argomento, così evidentemente non ci sono segnali così positivi come si poteva pensare. Quindi niente, alla fine del 2014 deve esserci il rustico, non c'è niente, andiamo avanti tranquilli. Quindi io credo veramente che non si possa, come dire, che non si possa dire altro che questo bilancio, come sempre, è un'opera di ottima ingegneria contabile della dottoressa Orsetti e dei suoi collaboratori, che in pratica copre le spese obbligatorie di questo comune, le spese di personale. È vero quello che diceva prima il consigliere Caponi, per 3/4 i risparmi sono fatti su chi va in pensione, insomma, va bene, d'accordo, sono 3 dirigenti in meno, una data in pensione, no, una data in pensione, uno poveretto è morto e quell'altro si è trasferito. Cioè, non è che proprio abbiamo fatto uno sforzo, come dire, di riorganizzazione, mamma mia, che sforzo terribile. Cioè, 3, di cui 2 se ne sono andati volontariamente, uno poveretto se ne è andato involontariamente, ma se ne è andato comunque anche lui, senza che questo fosse, non possiamo certo ascriverlo a merito di questi grandi riorganizzatori. Quindi, dal punto di vista dell'organizzazione, non un solo dirigente è stato toccato realmente, e le posizioni organizzative non lo so, lo saranno state, ma io ho sempre, come dire, è più difficile da seguire quella partita, poi non so, ecco, io credo però
da molti punti di vista che siamo di fronte a un comune che sopravvive come un nobile decaduto ai suoi, al patrimonio che avevano accumulato i genitori e i nonni, lo sta riducendo in briciole e sta via via, come dire, arrancando a coprire i buchi che in questi ruderi si formano. Ma non c'è niente altro, non c'è niente altro. A fronte delle terribili tasse che opprimono la cittadinanza. Quest'anno per fortuna non c'è la TASI, ma non per merito naturalmente del Comune, per merito del Governo, perché altrimenti era la TASI più alta d'Italia, quella che avevamo sulle prime case. Quindi, non lo so, la città in 5-4 anni non siete stati capaci di portare a termine il bando dell'igiene pubblica, perché ancora non ha cominciato. Io vorrei capire perché non si riesce a far partire una roba che avrebbe dovuto partire nel 2013. Cioè, ci siamo persi, non so perché, ancora si vedono i mezzi del CORE che ormai praticamente arrancano senza più una ruota, perché giustamente quelli non fanno più la minima manutenzione, ci stanno andando via, devono anche spendere manutenzione. L'altro grande appalto della mensa è franato in un ricorso ridicolo, perché e naturalmente alla mia richiesta, ma scusate, di chi è la responsabilità? Del dottor Capodieci, poverino, è morto, sbagliato, ha fatto un'ultima cosa in vita sua e l'ha sbagliata, si vede, cioè non so. A questo punto però noi siamo con un appalto che non c'è, con la Sodexo che spadroneggia come prima, e voglio vedere io chi nella prossima gara oserà non ridare la vittoria alla Sodexo dopo questa bella esperienza che abbiamo avuto. Cioè, non so, due bandi dovevate fare e due bandi sono finiti nel grottesco. Adesso ci dite che ci restituite i soldi che abbiamo pagato in anticipo per un servizio che non c'è stato, grazie, veramente gentili, cioè veramente gentile la cosa, che ci restituiate quello che non dovevamo pagare e che abbiamo pagato, no? Che quando a noi l'anno scorso avete detto, ma non facciamolo pagare, no, perché se poi dopo comincia non possiamo metterlo nelle poste del bilancio, si poteva non mettere, tanto non è partito niente entro il 31 dicembre 2015, quindi si poteva evitare di farlo. Io comincio a pensare che non partirà più neanche nel 2016, perché c'è qualche data certa in cui partirà, certissima, domani, 1° di giugno, avete firmato il contratto, 1° di giugno, non di maggio, di giugno, meno male, vediamo, vedremo, ogni volta partiva il mese dopo, ah, c'è il contratto, meno male c'è il contratto, in 4 anni siamo riusciti a fare un contratto, speriamo che funzioni, perché, ecco, poi non ho capito perché nel frattempo la città è diventata una giungla vera e propria, perché nessuno taglia più neanche l'erba, quindi l'erba ormai è alta 2 metri e qualcuno ha perso i cani dentro l'erba, perché non ce n'è più, non li vede più, cani piccoli si possono perdere. La pulizia dei giardini, i famosi omini rossi, si sono visti all'inizio, devo dire che adesso forse saranno persi nell'erba anche loro, perché non si vedono più neanche gli omini rossi. Il sudiciume è dappertutto. Cioè, io ieri mattina ho guardato, passata la spazzatrice del CORE su Via Rovani era sporca come prima. Lungo il marciapiede, la calata del marciapiede, c'erano tutte le carte, le briciole, le cicche che c'erano prima. L'unica cosa che si vedeva erano 2 strisce bagnate lungo dove c'erano i parcheggi e basta. Cioè, devo dire che è una cosa che davvero grida vendetta a Dio. Cioè, non c'è un angolo della città che non sia sporco. E devo dire che la benemerita pagina di Facebook di Marco Lanzoni e delle sue amministratrici dimostra ogni giorno la quantità di degrado che ci circonda, senza che ormai io
vivo in questa città, cammino in questa città, ci saranno anche i vigili di quartiere. Io francamente che non vedo un vigile per strada sono mesi. Fino a non molto tempo fa, la mattina alle 8:30, c'era sempre un vigile all'incrocio tra Viale Gramsci e Via Garibaldi. Non si vede più vigile da tempo. Casino di macchine, che manovrava il semaforo per snellire il traffico. Sono mesi che non c'è più. Non si vede più un vigile per strada, neanche per scommessa. Io abito a Rondò, quindi abito abbastanza in centro. Non se ne vede più. È una cosa impressionante, impressionante. E naturalmente lasciamo perdere il resto del degrado che ci può circondare. Ah, naturalmente il discorso del biglietto, la metropolitana, il solito biglietto unico, le cose, tutto quello che, le promesse di sempre, tutto assolutamente disatteso, tutto lasciato, come dire, ai poveri se stesi che devono pagare prezzi assurdi, il sistema dei taxi, a cui non si mette mano minimamente. Noi siamo andati all'Inate una mattina mattina del 2 aprile, ci abbiamo messo 10 minuti, 25 euro. Cioè una roba inconcepibile, 25 euro. Cioè siamo veramente strozzati. Non si può, io l'ultima volta che ho preso un taxi gli ho detto: guardi, faccia una cosa, mettiamoci d'accordo, taxi a Milano, mettiamoci d'accordo. Se lei, quanto mi fa per Sesto? Perché altrimenti mi lascia a Sesto Marelli. Mi lascia a Sesto Marelli e poi prendo una fermata del metro. Perché altrimenti praticamente, allora ci siamo messi d'accordo, non mi ha fatto pagare il doppio. Perché altrimenti uno da Sesto Marelli a Rondò sostanzialmente raddoppia la corsa. Perché deve pagare il rientro vuoto del taxi. E questa sarebbe la città metropolitana. Comunque il nostro sindaco si è fatta più volte fotografare insieme a tutte le autorità della città metropolitana. La metropolitana di cui noi non vediamo il minimo vantaggio, neanche mezzo. Un biglietto costa 2 euro, praticamente 1,95 costa 2 euro, l'abbonamento costa 500 euro e tutto quello di cui vi riempite la bocca sugli anziani. Allora a Milano un anziano che supera i 65 anni, se accetta di prendere il metrò dopo le 9:30, paga 160 euro all'anno, l'abbonamento annuale. L'abbonamento annuale da Sesto non conosce alternative all'abbonamento pieno, che costa 500 euro. Possibile che non si intervenga mai a favore dei cittadini? Mai, mai. 500 euro per un anziano di Sesto, 65 anni, contro 160 per un anziano di Milano, senza limite di reddito. Senza limite di reddito. Quindi io credo veramente che quello che è necessario oggi alla nostra città sia di capire come si possa gestire un patrimonio e come si possono gestire le emergenze in maniera, come diceva il consigliere Caponi, innovativa. Perché come si gestivano 50 anni fa, allora magari andava bene, adesso non funziona più. E io veramente direi che come emblema di questo cambiamento metterei una fotografia della Carmen Longo, chiusa e vandalizzata, ridotta a un rudere inusabile. Se questo è il modo con cui abbiamo trattato il patrimonio che ci è stato lasciato, è veramente molto triste. Grazie alla consigliera Landucci. Domani sera sicuramente la replica dell'amministrazione ci sarà a tutti i suoi dubbi e le sue critiche. Però vorrei dire una cosa. Eviterei di nominare persone che sono passate in un mondo migliore. E voglio ricordarmi dirigente che io ho conosciuto, e penso che tutto il Consiglio approva, era una persona di altissima professionalità e onorabilità.
vi chiedo a tutti di non nominarlo per fattori tecnici che lui ha curato o ha fatto, ma di pensarlo solo per cose. Io vi invito a fare, vi chiedo questa cosa, di ricordarlo, che per noi, per me, era una grandissima persona, e che riposi in pace. Grazie. La parola al consigliere Nossa. Sì, buonasera, grazie. Ho visto questa sera che diversi consiglieri hanno parlato di Bibbona. Volevo fare una comunicazione di servizio a questo punto. Sabato 30 aprile alle ore 15 vi è un convegno su Bibbona alla Sala Talamucci, biblioteca, dove si parlerà di Bibbona come progetti, prospettive e tutto quanto. Quindi se avete la pazienza, la voglia di andare, partecipare, intervenire, dire le stesse cose che avete detto qui questa sera, vi confrontate con persone che hanno vissuto, vivono con passione a casa vacanze di Bibbona, in modo da scambiare quattro chiacchiere con tutti. Questo è un consiglio che posso dare. Ringraziamo i dipendenti degli uffici comunali e l'assessore per la loro disponibilità e avere semplificato e a volte reso addirittura attraente una materia parecchio ostica come è il bilancio preventivo, il bilancio in genere. Quindi grazie veramente. A volte è stato addirittura piacevole parlare di numeri, che è proprio il massimo, si può dire. La crudezza dei numeri a volte è stata piacevole. Volevo fare una premessa. Essendo, diciamo, il bilancio preventivo di cui parleremo questa sera, noi andremo per capitoli, per farlo in maniera, diciamo, chiara, e anche perché ci permettiamo di fare moltissime proposte. Proposte a volte innovative, a volte che sono di contorno magari a quello che già l'amministrazione sta facendo, comunque sono proposte che possono lasciare il tempo che trovano, e se qualcuno in futuro le vorrà prendere in considerazione ci farà piacere, se no altrimenti abbiamo speso un po' del nostro tempo a parlare o a pensare come far più bella la città secondo il nostro punto di vista. Di Selle, pazienza, non è un problema, noi ci stiamo provando. Selle è ben contenta che ai contribuenti non sia più richiesto di pagare l'imposta sulla prima casa, ma Selle vorrebbe sapere quali azioni saranno messe in campo per sostenere questa misura. Vorremmo sapere quale magia sia stata fatta o quale illusionismo. Gli enti locali devono avere una propria autonomia finanziaria concreta. Non vorremmo che il provvedimento di eliminare la TASI e sostituirla parzialmente, sottolineo parzialmente, con trasferimenti statali, volubili ed emotivi, comporti un passo indietro nella direzione di un'autonomia finanziaria. Riteniamo necessario superare gli attuali criteri di ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale. Oggi, infatti, alla formazione di questo fondo compartecipano i comuni e, secondo i criteri di ripartizione, assistiamo al fatto che molti enti contribuiscono al fondo senza percepire alcune risorse in cambio. Una situazione quantomeno insostenibile o bizzarra. Nonostante le promesse dette prima del protagonista del romanzo di Collodi In salsa fiorentina, la TASI non sarà integralmente data ai comuni, e non solo, come ad esempio il Fondo di Solidarietà Comunale ci vedrà ancora maggiormente creditori. In questi anni si sono dirottate risorse e investimenti, distorcendo ulteriormente la progressività fiscale e non usando il fisco per un'equa redistribuzione dei redditi. L'abolizione della tassa sulla prima casa, in toto, è ingiusta e sbagliata, secondo noi, perché si tolgono 60 euro di tasse a chi non sta tanto bene, ma ne toglie molti di più a chi sta parecchio bene. Il problema è che si distorce ulteriormente la progressività fiscale, articolo 53 della Costituzione, e non si usa il fisco per un'equa redistribuzione. Il nodo è che non si guarda chi si è impoverito davvero in questi anni. Occorreva agire sul fronte della diminuzione delle prime aliquote IRPEF per far sì che ripartisse la domanda interna e quindi la ripresa dei consumi, creando e sostenendo una buona occupazione, visto che incentivi finiti la disoccupazione torna a salire. Altro che la favola del Jobs Act. Premesso che la pressione fiscale è troppo alta e va ridotta, la vera anomalia in Italia, ripetiamo, è il cuneo fiscale sul lavoro, tra i più alti al mondo. Non stiamo mettendo in campo strategie che vedono, secondo noi, il lavoro come un fattore di crescita, ma siamo soggetti politici, culturalmente ed economicamente succubi al pensiero che vede il lavoro come un disvalore e il welfare come un costo sopprimibile. Tutto questo comporta da parte nostra, di Selle, una lotta costante e quotidiana, questo modo incivile di distruggere lo Stato sociale per favorire un welfare basato sulla sostenibilità economica e non sulla sostenibilità dei diritti. Affrontare la crisi economica vuol dire dunque
ridurre le disuguaglianze, distribuire giustizia, promuovere gli investimenti e l'innovazione, anche nei settori dell'impresa che oggi investe solo nella competizione a ribasso del costo del lavoro. Bisogna restituire il primato al lavoro e al sapere. Si dovrebbe supporre a questo punto che di fronte alle difficoltà crescenti un'azione politica e di governo responsabile e lungimirante si adoperi per sostenere le famiglie e le fasce sociali più colpite. Invece dei dissestati bilanci pubblici, così restii e vari nel soccorso delle fasce più deboli, escono celermente e copiosamente denari per sostenere banche e aziende decotte che non danno nessun ritorno alla collettività, anzi. Gli enti locali rimangono nella loro funzione istituzionale un riferimento ineludibile e indispensabile, un riferimento importante per i loro obblighi specifici e per l'esperienza accumulata degli interventi di servizio sul territorio, nella propria comunità. Il potere delle istituzioni passa in tal modo dalla capacità di lavoro con i cittadini per dare risposte immediate ove non si riesca a prevenire le sempre maggiori necessità, che è l'impoverimento costante del ceto medio con tutte le tensioni sociali che questo comporta. Se agli enti locali non vengono date le possibilità finanziarie e legislative per gestire questo difficile momento storico, vi è il rischio dietro l'angolo di una guerra tra poveri, in quanto le risorse messe a disposizione dei cittadini saranno sempre meno, le richieste sempre maggiori. L'intervento pubblico in una democrazia moderna ha un ruolo essenziale nella produzione e nella tutela dei beni pubblici. Alla tutela collettiva, invece, si è sostituita la promozione di libertà individuali, alla redistribuzione e alla coesione sociale, la responsabilità sociale dei singoli. Occorre, a nostro avviso, ridisegnare un welfare che non scarichi sulla famiglia tutto il peso dell'assistenza, in grado di offrire maggiori opportunità e non semplici sussidi. Tutele, tutele e non dare finanze. Parliamo di bilancio partecipativo. 2016 sarà quindi l'anno della sperimentazione del bilancio partecipativo. Notiamo in questa parte del bilancio di previsione una presa di coscienza dell'errore politico commesso da alcune forze politiche nel non avere condiviso e di conseguenza votato l'emendamento sul bilancio partecipativo proposto da alcune forze politiche, tra cui la nostra, all'interno dello Statuto Comunale. Forse la Giunta si è ricordata che il Consiglio Comunale aveva già approvato il bilancio partecipativo circa 2 anni fa, in una nostra mozione, una mozione di SEL, dove si impegnava la Giunta a perseguirlo a partire dal 2014. Naturalmente fa piacere che finalmente il pensiero sia condiviso, ma rimangono l'amarezza dei 24 mesi trascorsi invano e la vaghezza delle parole di alcuni e di un regolamento comunale che mortifica la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Nello studio del 2015 è stata secondo noi un'altra occasione persa. Io davo per scontato, vista la mozione già approvata, che fosse solo una questione burocratica l'inserimento dello Statuto. Invece, sia il PD che i Democratici Verso il Cambiamento votarono contro, scordandosi la mozione del 2013. SEL, FDS, Movimento 5 Stelle e Sesto nel Cuore sono rimasti allibiti, o forse no. Ora siamo nel 2016 ed istituiremo e regolamenteremo forme di bilancio partecipativo attraverso le quali i cittadini potranno costruire concretamente progetti per i 5 ex quartieri della nostra città. Benissimo, meglio tardi che mai. Il bilancio partecipativo a Sesto si parla da anni ed è stato fortemente voluto da sé fin dalle primarie, ora è scritto nero su bianco. Merito nostro? Non so, può essere. Abbiamo vinto? Forse. Certamente ha vinto la perseveranza di alcuni e il buon senso di tutti a questo punto. Il bilancio partecipativo è uno strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali e in particolare il bilancio preventivo. Il bilancio partecipativo incoraggia la coesione comunitaria, crea nuove reti di conoscenza e di solidarietà, rafforza le esistenti, viene costruito un rapporto diretto tra cittadini e governance locale, si riavvicinano le persone alla politica e al governo del territorio, si stimolano idee e progetti. Non voi cosa ne pensate, ma voi come volete spendere questi soldi. Servizi sociali. Una normale gerarchia di valori esige che il principio economico sia subordinato alla democrazia e non il contrario. Le strutture sociali del nostro paese, secondo molti governanti, sono ispirate ad un livello eccessivo di solidarietà, forse l'abbiamo sentito anche questa sera, quindi di redistribuzione. Vengono considerate responsabili una zavorra e non un diritto verso i più deboli. Ma in nome di quale efficacia economica si potrebbe costringere il cittadino a un grado di solidarietà minore di quella a cui ha diritto? Non deve essere la politica essere soggetta al mercato del lavoro, dovrebbe essere il mercato del lavoro soggetto ai bisogni collettivi e alle necessità. Non bisogna sacrificare sull'altare del capitale i diritti e i bisogni collettivi.
Se questo significa essere retrogradi, ebbene, noi siamo retrogradi. Vi è un discrimine con il quale il diritto e i diritti si stanno misurando sempre più intensamente in questa fase. Cosa può entrare nel mercato e cosa debba rimanerne fuori? Che cosa debba entrare nella dimensione dei diritti e cosa invece restarne fuori e come? E il lasciar fuori è sempre stato il risultato di una scelta politica e culturale. Quindi devono essere resi espliciti i criteri della decisione che porta all'esclusione di alcuni diritti e al mantenimento di altri. Per quel che riguarda il settore pubblico, si può seguire la strada facile delle vendite, ultimamente svendite, del patrimonio, dell'abbandono di servizi per i cittadini o della loro riduzione in qualità e in quantità. Facendo questo gettiamo la spugna e ci arrendiamo al privato, al biomercato. L'alternativa innovativa ed inclusiva è quella di attuare un rinnovamento, un rilancio della funzione pubblica per rispondere ai bisogni e ai diritti dei cittadini, seguendo il dettato della nostra Costituzione, ad oggi ancora valida, facendo sì che la politica governi il mercato e non viceversa. Ecco, queste secondo noi sono scelte per una buona politica, scelte che dipendono dalle forze politiche, culturali e sociali che stanno sul territorio, che vivono il territorio. Dipendono da noi e da nessun altro. Ma quale nuovo modello di welfare ci viene proposto a questo punto per il futuro? Un servizio pubblico che si prende i meriti quando le cose vanno bene e scarica le responsabilità sui gestori scelti dal pubblico stesso quando vanno male? Ma è vero che il welfare state non è più economicamente sostenibile? Cosa ha prodotto in sanità e nel sociale la crescente privatizzazione dei servizi? A nostro avviso il problema non è reperire nuove risorse, ma cambiare la priorità della spesa pubblica. Lo smantellamento del welfare continua ed è una grande sofferenza vedere come si stia perdendo il senso dello Stato e l'allontanamento dei valori e principi che hanno promosso grandi conquiste sociali dei nostri genitori. Dobbiamo proseguire nel cammino costituzionale che ci porti al mantenimento di una società giusta, che non dimentichi tutti i valori che lo contraddistinguono: equità, rispetto, solidarietà. Un valore di società, di comunità, in un momento dove il sistema di mercato sta mettendo in evidenza tutto il suo fallimento umano, sociale, ambientale. E invece, scordandoci i nostri punti di riferimento, abdichiamo al mercato, invertiamo l'ordine delle priorità, spostando risorse pubbliche verso altri ambiti rispetto a quelli costituzionali. Ma a questo punto noi di SEL ci domandiamo: ma cosa servono davvero le tasse? A pagare aerei di offesa? A finanziare autostrade private e linee ferroviarie inutili come la TAV? Noi di SEL contrastiamo da sempre la mercificazione dei bisogni e ci battiamo per garantire l'adeguato sviluppo sociale ed economico di ciascun territorio, con particolare attenzione alle fasce più deboli e meno abbienti della cittadinanza. Politica come politica dei diritti. I diritti sono tali quando sono universali ed esigibili. I diritti sono deboli quando si dichiara di rispettarli, ma in realtà si vogliono accompagnare un malinconico passo d'addio, nascondendo il tutto dietro parole magiche come razionalizzazione ed efficientamento. La figura del disability manager ha la funzione di mettere in rete le diverse professionalità coinvolte nei problemi legati alle disabilità e promuovere azioni in cui accessibilità significa anche abbattimento delle barriere culturali. Pertanto accessibilità intesa nel suo senso più ampio, che significa non soltanto potersi muovere autonomamente in città, entrare in un edificio o usufruire dei trasporti, ma anche poter accedere senza ostacoli burocratici ai servizi sociosanitari o inserirsi nel mondo del lavoro e da scuola, o ancora avere uguali possibilità di fare sport e attività ricreative. In questo campo ci stiamo muovendo bene, a nostro avviso. L'assessore Perego, parlando del CSE, ha detto: in parallelo intendiamo aprire un centro socio-educativo che risponde ai bisogni delle persone con disabilità meno grave. Qui abbiamo persone in lista d'attese e altre collocate nel CSE fuori dal nostro comune. A una domanda fatta da me in commissione su quanti educatori necessita l'apertura di un CSE di 10 persone, la risposta netta e sincera è stata 2. Bene, ad oggi vi sono 3 educatori disponibili, non essendo locati a nessun compito. E allora perché non si è già fatto? Non serve a nulla a questo punto fare altro. CSE si poteva già aprire. Le possibilità di aprire un CSA ci sono oggi, senza esternalizzare nessun servizio. Mistero. Noi insistiamo, e l'abbiamo ripetuto più volte, sul portierato di quartiere, in quei condomini dove l'età media è alta. Parliamo di ambiente. Una piccola parentesi. L'Atari, secondo il nostro parere, è stato il bando che ha visto la ricezione, nella sua stesura e nella sua messa in pratica, di
tantissimi contributi arrivati da diverse commissioni. Quindi è stato, diciamo, un bando, potrebbe essere stato anche lungo, però sicuramente è stato un bando partecipato, aperto e disponibile ai pensieri di tutti e alla volontà di tutti. Quindi è stato un bando, prima di tutto, condiviso, secondo il nostro parere. Poi l'assessora risponderà per quanto riguarda le tempificazioni della partenza della nuova commessa TARI. Sull'ambiente, proviamo a immaginare un nuovo ciclo industriale capace di allungare il ciclo di vita dei prodotti e che sia in grado al termine dell'utilità di recuperare in massima parte ciò che residua. Da un lato perché si genererebbero nuove forme di occupazione, non del tutto trascurabile, legate al riutilizzo dei materiali. Dall'altro, proprio perché il limite di sopportazione dell'ambiente è stato ampiamente superato. Dobbiamo cominciare a ripensare l'intero ciclo di vita dei prodotti e la gestione dei rifiuti, uscendo dalla logica di chi vorrebbe sostituire l'architettura della discarica a quella degli inceneritori, usando anche ormai i vecchi cementifici. Se avessimo puntato prima sulla riduzione della produzione, della spazzatura, sulla raccolta differenziata e sul recupero di materia, staremmo già a godere degli immensi benefici. Bene il nuovo appalto di igiene urbana, che vede al suo interno la raccolta dell'umido e forme future di tariffe sul conferito. Per noi, di SEL, l'inceneritore chiuderà nel 2019. È da anni che sosteniamo in Consiglio e in città che l'inceneritore ha fatto il suo tempo e deve essere smantellato senza aggravi economici. Abbiamo firmato per la proposta referendaria sulla chiusura dell'inceneritore Sestese, depositata ben 2 anni fa. Se fossimo stati più rispettosi nei confronti di chi ha depositato quel referendum, approvando tempo fa il regolamento del Consiglio Comunale, avremmo dato seguito a quelle richieste. Il prefetto di Milano ultimamente è ritornato a sollecitare l'amministrazione di Sesto in merito a quesiti referendari. Il ritardo della risposta oramai sale a 23 mesi fa. Più volte abbiamo sollecitato di iniziare il percorso in commissione sul nuovo regolamento del Consiglio Comunale. Forse a metà maggio partirà l'iter. Speriamo. Vogliamo sottolineare come anche la Presidente della Commissione interessata abbia più volte fatto pressione perché si iniziasse a discuterne. Grazie. Una vita migliore è dentro la prospettiva della riqualificazione urbana, e cioè un efficientamento energetico, bioedilizia, solarizzazione strutturale, riuso del patrimonio abitativo. Il buon vivere significa investimento sulle reti del trasporto leggero, restauro del territorio e del paesaggio, valorizzazione dei beni culturali e turismo sostenibile, ad iniziare da quello industriale e sportivo. La nostra città lo può fare. L'idea che muove le osservazioni e le proposte di SEL pone al centro del piano la mobilità sostenibile, privilegiando la convivenza tra le diverse componenti del traffico urbano per avviare una pacifica ma determinata rivoluzione della mobilità urbana, i cui cardini sono la pedonalizzazione degli spazi pubblici centrali della città e lo sviluppo della mobilità ciclistica. A nostro parere serve un biciplan, un piano che deve contenere indicazioni di percorsi, priorità, costi standard di massima, costruito e condiviso anche con la collaborazione dell'associazione locale, delle scuole e dei comitati dei cittadini. Un piano da realizzarsi per parti attraverso il piano programma delle opere pubbliche e le iniziative di trasformazione urbanistica previste. Nella progettazione del biciplan va considerata la possibilità di circolazione ciclabile a doppio senso su strade a senso unico e previste, sono le famose zone APC, che sono aree a preferenza ciclabile, così come recentemente annunciato dal Ministero dei Trasporti, per la revisione del codice della strada. Sarà indispensabile procedere a connettere tali nuovi percorsi con quelli esistenti, realizzando la rete ciclabile intercomunale. Proponiamo pertanto la redazione di un biciplan che comprende la ciclabilità urbana ed extraurbana, in collaborazione con l'area metropolitana e i comuni limitrofi. Bisogna riqualificare l'asse commerciale cittadino per valorizzare il commercio di vicinato, migliorare l'accessibilità pedonale e la qualità urbana. Zone pedonali. A Sesto San Giovanni, per avere una città policentrica, a noi piacerebbe averla. Il tutto in condivisione con i portatori di interesse presenti sul nostro territorio, a iniziale delle rappresentanze del commercio. Speriamo a breve di discutere la nostra mozione sull'isola pedonale in città, presentata tempo fa. Politiche abitative. Occorre, secondo noi, un vero e proprio piano casa straordinario, è stato detto da più persone questa sera. È sempre più evidente che l'emergenza abitativa diventa sempre più esplosiva, anche nella nostra città, a causa soprattutto delle politiche nazionali. Oggi, nelle nostre città, si assiste al paradosso di un patrimonio edilizio consistente, ma incapace di soddisfare la sempre più insistente domanda abitativa. Alloggi vuoti e, purtroppo, persone senza alloggio. Il nostro comune sta facendo parecchio per ovviare a questi problemi, che portano a tensioni sociali molto aspre.
Forse con il recupero degli edifici dismessi, con l'attuazione dell'articolo 52 del regolamento edilizio comunale, una maggiore attenzione alla voce alberghi per far fronte all'emergenza abitativa, si potrebbe migliorare ancora qualcosa. Abbiamo comunque l'impressione, come abbiamo già detto, che stiamo rincorrendo il problema senza riuscire a prevenirlo. Prevenzione impossibile a fronte di politiche nazionali scellerate e assenti. L'ultimo piano casa fu quello di Fanfani, a cui fece seguito, anche se con minori risorse, il ministro Ferrero nel 2006, l'ultimo governo Prodi. Governo Renzi su questo argomento nemmeno un tweet o una slide fantasma. Sta partendo il cantiere di via Catania, dalla palazzina Aller, che ospiterà a fine lavori 46 famiglie, ci è sembrato di capire, dove vi era l'ex casa di plastica prima. Questa è un'ottima notizia, ma i lavori andranno costantemente monitorati al fine di non perdere nemmeno un minuto. L'emergenza abitativa non può permettersi fermi di cantiere. Occorre trovare un forte equilibrio tra chi è in cerca di una casa a canoni calmerati e chi invece una casa la vuole affittare. A nostro avviso si potrebbero affinare dei patti con i proprietari di case e le associazioni di inquilini per affittare a canone concordato per gli affittuari e dare sgravi fiscali ai proprietari degli appartamenti. Come? Dimezzando quasi la cedolare secca, dando sconti su l'IMU e azzerare le imposte di registro. Il Comune diventa mediatore nell'allocazione di immobili alle famiglie in difficoltà, facendo da garante in caso di morosità. Questa è una proposta forte, fatta da una forza politica come SEL, che insieme alla Federazione della Sinistra è sempre stata attenta e propositiva nell'ambito delle politiche abitative. Con l'organizzazione del personale sono parecchio d'accordo con quanto detto in precedenza dai consiglieri Caponi e Landucci. Mi sembra di capire che il risparmio siano 6 persone che andranno in pensione, a differenza degli assunti, l'anno prossimo. Città della salute. Città della salute e la ricerca, l'annessa RFA, che in un momento storico in cui la sanità pubblica è sempre messa in discussione, la ricerca sembra diventata una goccia in mezzo al mare, cerchiamo invece noi, nella nostra città, con fatti concreti, con messaggi mediatici, a progettare il lavoro. Il cammino della città della salute e della ricerca andrà monitorato costantemente, in quanto le gioie e i rischi sono evidenti. Chiediamo al sindaco e alla giunta di porre molta attenzione alle criticità ambientali inerenti agli effetti della realizzazione della città della salute e della ricerca, in rapporto con il P e l'area falchi intera. In particolar modo all'aumento del carico antropico che questo progetto farà ricadere a pioggia sulla viabilità e sull'aria che respireremo. Inoltre andremo a sottrarre 20 ettari di verde in una città già parecchio cementificata. Pensiamo si debba trovare il modo di spostare quella fetta di verde da altre parti, cercando di compensare la perdita. Noi stiamo lavorando per questo, lavoriamo affinché lavoro e sostenibilità ambientale procedano di pari passo. Parlando della città della ricerca e della salute, il PD dice che a questo prezioso lavoro che riporta la vita oggi in una parte delle dismesse è necessario coniugare un lavoro sulla città costruita e che occorra da subito attivare un grande piano di riprogettazione urbana. Il PD dice che dobbiamo introdurre o migliorare un procedimento che consenta una discussione reale con i cittadini sul territorio, una progettazione che riprenda a parlare con il territorio e che sia frutto di un processo reale di competizione fra progetti diversi. Benissimo, ottimo, ma il PD ha votato contro il PGT partecipativo e poi lo invoca. Ha inserito nello statuto la non possibilità di indire referendum su materie di PGT e poi invoca questo. P. Marelli. Se la vendita all'asta che l'amministrazione sestese auspica venga fatta al più presto non dovrebbe trovare dei compratori, vi è rischio concreto che salti tutto il piano urbanistico. Mi è sembrato di capire da una recente intervista dell'assessore Marini che la possibilità che si passi a breve la discussione di fiduzioni non è del tutto remota. È chiaro da parte nostra che l'unità di spesa a cui andranno destinate quelle risorse è il parziale o totale interramento delle due linee degli elettrodotti e una buona riqualificazione del quartiere, sempre nell'attesa dell'indagine epidemiologica fatta da soggetti esterni all'enti. Una precisazione, il comitato sottocorno è costituito da diversi anni, ma tanti, ed il parente politico più vicino al comitato sottocorno siede nei banchi della minoranza in questo momento. Vi sono numerosi, non proprio stasera, se parliamo di lavoro, vi sono numerosi crisi industriali che interessano e attanagliano il territorio, crisi che hanno colpito duramente i lavoratori, lavoratori di tutte le categorie, di tutti i settori produttivi. Senza politiche industriali e senza investimenti pubblici non si pensa al futuro, non si semina, non si raccoglie, i risultati sono sotto gli occhi, spesso tristi ed emozionati di tutti noi.
Troppa fiducia data e spesso mal risposta alle imprese, la possibilità che in Italia sia il mercato privato a trainare il paese, in quanto gran parte del nostro sistema imprenditoriale ha smesso da tempo di investire, preferendo la rendita. Il Jobs Act era stato venduto come la soluzione per i problemi dell'occupazione nel nostro paese e ora, con i primi dati del febbraio 2016 in poi, si vede come tutto ciò purtroppo era solo una propaganda. La disoccupazione torna a salire e, come si vede nei mesi precedenti, i dati positivi erano collegati agli incentivi concessi alle imprese. Finiti gli incentivi, finisce la spinta ad assumere. Ma il problema è che, con la mancanza di lavoro, gli enti locali dovranno intervenire, ma saranno capaci di reggere ancora tutto questo? Noi crediamo che in questo paese ci sia un notevole bisogno di lavoro, con i suoi diritti, con i suoi valori e i suoi movimenti. Il governo Renzi sta abbandonando questi valori, applaudendo ed esaltando politiche marchionnesche. Non vi è un paese senza lavoro, non vi è una comunità senza lavoro, non vi è dignità senza lavoro. Capitolo cultura. Si stanno promuovendo dibattiti, discussioni pubbliche, confronto di idee, opinioni, conoscenze di altre culture. Tutto questo sarà ai cardini della politica culturali contenute nel bilancio di previsione. A parere di SEL, solo con la conoscenza e il dialogo la democrazia può progredire per il bene di tutti e di tutte, in quanto la natura umana, la nostra identità di esseri umani, si è costruita e modificata nei secoli attraverso la cultura, ed è un bene che sia così. Altrimenti saremmo ancora degli ominidi della preistoria che vivono sugli alberi, incapaci di opporre il pollice all'indice. Tutto ciò che in epoche diverse è stato definito natura o naturale, di fatto è soltanto il modo in cui si è ritenuto di interpretare la natura alla luce della propria cultura. La cultura che appartiene alla nostra città, una cultura da sempre nata per garantire a ogni singolo essere umano rispetto e pari dignità. Casa delle associazioni del volontariato. La raccolta fondi è stato un successo per quanto riguarda questa casa. Ora manca solo l'assegnazione dei lavori per la trasformazione dell'ex sede della circoscrizione di Piazza Oltrini. La lista delle opere prevede essenzialmente l'adeguamento degli impianti esistenti, la prevenzione incendi e il superamento delle barriere architettoniche. La destinazione d'uso di questa struttura ha favorito il proporsi di tanti soggetti interessati a finanziare e eseguire parte delle opere previste dal progetto. Circa 24.000 euro sono stati raccolti tra le donazioni dei singoli sestesi e degli sponsor più strutturati. Tra le opere che saranno eseguite direttamente dai privati e la fornitura a titolo gratuito di materiale. L'inaugurazione della casa con l'ingresso alle associazioni è prevista per settembre. Pari opportunità. 2016 andrà ulteriormente nella direzione di riequilibrare le disuguaglianze di genere attraversando tutte le politiche di settore e promuovendo una cultura basata sul rispetto delle differenze e attenta a contrastare tutte le discriminazioni. Una città dei diritti, una città senza discriminazione, per noi è una città più sicura. Verrà proseguita e valorizzata anche l'esperienza della rete antiviolenza. Una città attenta alla qualità della vita dei suoi cittadini non può sottrarsi all'impegno del contrasto alla violenza di genere, sempre più viva e sempre più attuale. Questo si concretizza sia confermando l'impegno dell'amministrazione nell'azione di prevenzione culturale del suo ruolo centrale nella rete antiviolenza territoriale, sia nella programmazione e progettazione anche in scala sovracomunale di interventi di presa in carico delle donne vittime di violenza. Non dimentichiamoci che quest'anno corre il 70° anniversario del primo voto alle donne in Italia. Capitolo migranti. Accoglienza e solidarietà hanno sempre distinto il nostro paese dagli altri. Noi di SEL affermiamo con forza che i diritti dei migranti devono passare dal conseguimento più agevole della cittadinanza e al conseguente diritto di voto. Viviamo in un'epoca in cui il diritto alla mobilità è considerato sacrosanto per le merci e i capitali, ma per gli esseri umani le cose vanno molto diversamente. Oggi abbiamo l'esempio dell'Austria. Favorire un inserimento graduale dei migranti nel territorio è anche il modo migliore per aiutare a superare barriere e diffidenza. I comuni dovrebbero, con decisioni autonome, rivendicare i propri diritti sulla concessione della residenza. Non possiamo pensare di continuare a subire le decisioni del governo centrale su temi con i quali siamo noi, poi, a doverci confrontare quotidianamente. Esseri umani sono anche quelle persone costrette a migrare in paesi che le respingono per accorgersi subito dopo che mancano badanti o lavoratori agricoli. Integrarsi e integrare, favorire l'integrazione dei migranti, delle donne, dei disabili e dei bambini, connettere altre culture, storie e narrazioni con la nostra. Secondo noi questi sono doveri che una città civile come la nostra deve sempre e quotidianamente mettere in atto.
Attendiamo che a breve venga formalizzata, ci auguriamo, la consulta dei migranti, così come è scritto nel programma di mandato del sindaco. Capitolo sport. Partendo dal presupposto che nel programma del sindaco vi è scritto che è intenzione dell'amministrazione mantenere la politica di coinvolgimento diretto delle associazioni e società sportive nella gestione degli impianti esistenti, la vicenda del centro sportivo di Via Geralcantore non ci convince e la chiusura del bocciodromo non ci piace. Forse una maggiore capacità propositiva nel comprendere e aiutare le esigenze sportive del territorio si poteva attuare. In altri ambiti sportivi lo si è fatto. Occorre trovare soluzioni e capire le priorità che le politiche sportive hanno all'interno di un difficile bilancio preventivo. Sottolineo, un difficile bilancio preventivo dove probabilmente le priorità sono ben altre. Centro Manin, ottimo il percorso di partecipare al bando regionale con un progetto molto valido per l'assegnazione di alcuni fondi per l'efficientamento energetico del centro sportivo. Dovremmo utilizzare i parchi e i giardini cittadini per incrementare le attività sportive nella nostra città. Pochissimi costi e tante attività. Riappropriarsi degli spazi pubblici significa creare sicurezza. Capitolo defibrillatori. Abbiamo intrapreso un percorso d'insieme con le associazioni sportive, i gestori degli impianti, le scuole e l'assessorato per fare economia di scala in questo settore e far sì che tutte le realtà sportive, anche le più piccole, siano aiutate in questo percorso, sia a livello economico che organizzativo. L'assessorato si è preso l'impegno in un'assemblea cittadina dello sport, stimolata dalla consulta dello sport stessa, di fornire in comodato d'uso tutti gli impianti comunali di defibrillatori entro la data prevista dalla legge. Siamo certi che questo impegno preso dall'assessorato davanti all'assemblea dello sport verrà rispettato. Che da realtà non diventi utopia lo sport di tutti per tutti. Lo sport va aiutato, deve poter esprimere tutte quelle forze sane, sociali e aggreganti che ne fanno parte. È un mondo fantastico, lo sport, la cultura e la scuola devono tornare a essere un volano di socialità, di salute, di benessere fisico e mentale, che fanno forte una comunità. E non dimentichiamoci che sport e cultura creano lavoro, posti di lavoro, investendo poco e avendo risultati notevoli nel breve. Ripeto, si può anche investire solamente nelle idee. I pareri e le considerazioni della consulta, teniamo a precisare, ci sembra corretto, sono certamente pareri attenti e importanti. Spesso diversi dall'amministrazione, ma non vincolanti. Sport e disabilità, due temi che non sempre in passato si sono incontrati. Fortunatamente in alcune discipline si stanno sviluppando percorsi e visioni d'insieme. A breve ci sarà una bella manifestazione nella nostra città, oltre a quelle appena passate, che vedrà come questi due temi, se supportati da una politica cittadina coraggiosa, potranno creare quel percorso dove lo sport non sia solo agonismo, ma anche socialità, salute e coesione. Lo sport con la S maiuscola. Area metropolitana. I dati sono certificati. Oltre 90 giorni sopra i limiti delle PM10 nel 2015. Oltre 5.000 morti all'anno causati dall'inquinamento. Naturalmente non bastano i blocchi della circolazione, occorre un complessivo cambio di strategia, occorre una radicale conversione ecologica che coinvolga la città di Milano e tutti i comuni dell'area metropolitana. Servono le risorse per cambiare, innanzitutto la mobilità, risorse che oggi sono destinate a grandi opere faraoniche, inutili e dannose. I progetti alternativi ci sono già. Però purtroppo quello che manca è la volontà politica di modificare il modello attuale per integrarlo con nuovi stili di vita, fondati sulla consapevolezza di quanto siano preziose e illimitate le risorse. Non possiamo crescere all'infinito. La conversione ecologica migliorerebbe innanzitutto il benessere psicofisico e la qualità della vita dei cittadini e per questo va perseguita. La cura dovrebbe affrontare i problemi di mobilità a partire proprio dal territorio. Si potrebbe dare vita, ad esempio, ad un vero sogno, poi per chi è come me un ciclista lo è ancora di più, lo è due volte, una rete di piste ciclabili più lunga e fitta d'Europa, 500 chilometri, un'opera strategica per tutta la pianura padana, che permetterebbe spostamenti a impatto zero, sia per lavoro che per svago e tempo libero, unendo dolcemente città, parchi e borghi preziosi della più vasta area antropizzata d'Italia. Grazie. Grazie al consigliere Nosso, ha chiesto la parola come Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosa. Grazie Presidente. Grazie. Con questo bilancio si conferma il trend degli ultimi anni. Grandi annunci di grandi impegni e poi la misera consolazione di un ridimensionamento della realtà nell'arco poi dell'anno. Così come è successo gli anni scorsi sicuramente succederà anche quest'anno. Ma abbiamo mantenuto tutti i servizi e ci mancherebbe altro.
Non capisco neanche la ragione per la quale dovete sottolineare il fatto che non avete tagliato servizi. Non mi sembra che abbiate in alcun modo rinunciato ad entrate tributarie. Dunque non vedo perché i cittadini dovrebbero rinunciare ai servizi che spettano loro. Mi domando se almeno verrà mantenuto anche quest'anno l'impegno dell'anno scorso di devolvere o quantomeno girare l'introito TASI sugli immobili merce per il potenziamento delle politiche abitative. Mi riferisco all'ordine del giorno che era stato votato l'anno scorso in occasione della discussione del bilancio di previsione. Non so se è necessario presentare nuovamente un ordine del giorno anche quest'anno o se l'impegno della Giunta è di mantenere lo stesso impegno dell'anno scorso. Sarebbe stato interessante sapere in commissione quali sono stati gli effetti mirabolanti sulle nuove attività economiche del progetto Vado a Sesto e la ragione per cui quindi che ci porta a scegliere di proseguire con quel progetto. Non una sola parola, io ho ascoltato le registrazioni perché purtroppo non sono riuscita a partecipare, ma di Vado a Sesto non se ne è sentito niente. Questa è la vostra idea di pianificazione, avere un'idea, magari anche buona, scriverla sotto forma di delibera, portarla in consiglio, farla approvare e poi lasciarla morire di nebbia. Non si fa controllo, non avete pianificazione a lungo termine, non sapete neanche quale sia il reale numero delle attività commerciali. Sentendo la registrazione a un certo punto ho detto forse ho capito male, ho riascoltato la seconda volta perché per il calcolo delle aliquote TARI sulle utenze non domestiche, i numeri non tornano, risulta che ci siano quest'anno attività commerciali rispetto a, appunto all'anno scorso, però poi alla fine rispetto all'anno scorso i metri quadrati sono meno, qualcosa non torna. Ed è un po' difficile visto che stiamo calcolando uno dei nostri introiti più importanti. Evidentemente qualche negozio si è messo a dieta e hanno perso centimetri di girovita. Questa è la vostra modalità, non avere realmente in mente un piano di città, un piano di realizzazione, non sapete nella maniera più assoluta che cosa volete fare e la cosa inquietante è che vi state riorganizzando per ricandidarvi a governare questa città. Non avete proprio pietà alcuna. A luglio avete fatto i tavoli di lavoro per la stesura del PAES. Nel DUP c'è scritto che prima della metà del 2016 verrà pubblicato. Sarebbe interessante sapere quando lo pubblicherete. Questa informazione non è ancora stata data. Non risulta neanche data in commissione. E siamo alla fine quasi della prima parte del 2016, perché dopodomani praticamente è il primo di maggio. Ci potete dire invece, l'idea era a che punto siamo con il contratto di Area Nord, perché l'ultima informazione, Area Sud, l'ultima informazione dell'ultimo Consiglio Comunale era primo di maggio e invece adesso abbiamo scoperto che è il primo di giugno. Speriamo, come dice la consigliera Landucci, perché doveva essere l'inizio dell'anno, anzi metà dell'anno scorso, poi l'inizio dell'anno, poi il primo di maggio, adesso siamo al primo di giugno, speriamo. Comunque la città è sporca. Invece un grande silenzio sulla città della salute. Io mi sono letta il DUP di nuovo, perché questo finalmente ha avuto i numeri quantomeno giusti rispetto a quello di dicembre, e ho trovato abbastanza triste vedere il DUP svuotato della città della salute e della ricerca, perché i primi documenti, gli RPP, o quantomeno gli altri documenti, portavano in maniera ridondante il progetto della città della salute. In questo caso, se fate una ricerca con il PDF, compare una volta sola, forse due. Sindaco Chittò, io mi auguro che prima di iniziare veramente a costruire e quindi spendere i soldi dei contribuenti di tutta la Regione Lombardia, lei si faccia veramente dire dal proprio partito, visto che Renzi sta pensando di scipparle la ricerca per portarla nel Polo Expo, se veramente il progetto di portare un ospedale qua a Sesto regge economicamente. Perché non vorremmo che poi ci trovassimo con un mezzo scatolone vuoto e che poi dobbiamo pure gestirci lo scatolone vuoto. Perché la parte importante del progetto, la ricerca, è stata destinata altrove.
Vogliamo parlare della metropolitana. Quando ATM finalmente libererà via Gramsci dalla sua ingombrante presenza? Hanno strozzato e ucciso i commercianti di quella via. Magari se finalmente ci danno anche la nostra fermata ne saremmo più grati. Abbiamo investito 600.000 euro, mi pare, qualche estate fa, per portare a compimento, provare a portare a compimento l'opera. Quando sarà veramente chiuso il cantiere? E quale sarà poi effettivamente il risarcimento per tutta quell'area? Ho ascoltato e letto in questi giorni interventi a profusione sulla libertà, è appena passato il 25 di aprile, sull'importanza della memoria. Chissà se quelle persone di cui tanto avete parlato nei vostri accorati discorsi sarebbero contenti nel vedere l'assesto che tutti noi abbiamo adesso sotto gli occhi. A me hanno insegnato che tenere a qualcosa significa conservarlo, vedendo le strade e gli stessi luoghi che hanno fatto la storia di questa città, vedendo lo stato di degrado dei quartieri, mi convinco sempre di più che voi a questa città non volete bene. Volete bene al potere che vi state tramandando di padre in figlio, quello sì che lo coccolate, ma la città no. Siamo alla fiera del debito. In una città, ma in realtà in un paese normale, con le risorse che abbiamo, pur tagliate da un governo guidato dal vostro stesso partito, si dovrebbero garantire non solo i servizi necessari ai bisogni primari, ma anche un decoro urbano dignitoso. È inutile correre al villaggio Falck quando i cittadini arrivano agli insulti e mettere la toppa presentando finalmente un piano strategico per risolvere il problema del degrado. Dicevo, siamo alla fiera del debito. La rinegoziazione dei mutui, politica verso la quale noi ci siamo fortemente battuti perché non la riconoscevamo come la soluzione dei problemi, serviva a migliorare il decoro urbano. Ora le risorse invece vengono impiegate per tappare le spese non razionalizzate del bilancio e si faranno altri debiti per il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, sono sicura, nonostante il nostro tasso di indebitamento, come diceva il consigliere Romagnello, sia basso, abbiamo ancora margine. Così come sicuramente faremo dei debiti anche per il bilancio partecipato. Quello che io ho sentito in merito alla pianificazione del bilancio partecipato è inquietante. Farete gestire il tutto a una società esterna, ma siamo veramente seri? Cioè, io mi domando, una giunta e un consiglio comunale, non abbiamo in quest'aula, non ci sono sufficienti teste capaci per poter mettere giù i paletti, per poter definire quali sono i criteri per accedere al bilancio partecipato, per capire come sviluppare il bilancio partecipato, dobbiamo farlo fare a una società esterna. Io ho guardato un po' su internet quali sono i comuni che si sono rivolti negli anni, so che è stato citato Milano, ho visto Vicenza, Vicenza ha chiuso l'iter con questa società esterna, hanno speso 10.000 euro. Allora forse magari quei 10.000 euro, magari noi andremo a spendere meno, magari, però quei soldi che andiamo a spendere per una società esterna l'avremmo potuti tenere e fare il lavoro noi. Ovviamente però il regolamento della partecipazione non si può fare tra 2 settimane e partire con un bilancio partecipato quest'anno, avremmo dovuto farlo gli anni passati, come ricordava l'assessore, il consigliere Nossa. La mozione sul bilancio partecipato è stata approvata 2 anni fa. Avevamo tutto il tempo per lavorare in Consiglio Comunale e con la Giunta per arrivare a non a doverci appoggiare a qualcuno di esterno. Questa è la mia idea. A questo punto bisognerebbe capire per quale ragione avete deciso, o meglio, è facile, lo ha detto anche la consigliera Landucci, è facile capire perché avete deciso di iniziare la sperimentazione proprio quest'anno, a un anno dalle elezioni, visto che non ci sono più le varie cooperative che possono foraggiare le campagne elettorali, perché hanno speculato negli anni e quindi non hanno più un soldo da investire. Allora abbiamo deciso di istituire il bilancio partecipato in modo da fare il giro per i 5 quartieri proprio l'anno prossimo sotto elezioni e far vedere quanto la giunta è brava e quanto la giunta riuscirà a risolvere i problemi dei singoli quartieri.
Sarebbe carino capire come coinvolgerete eventualmente anche l'opposizione nei giri dei vari quartieri. Lo scopriremo tra 2 settimane, quando si parlerà finalmente del regolamento della partecipazione. Mi domando perché, sempre sul tema della partecipazione, è stata fatta forse nel... ma forse il consigliere Vavassori avrà più memoria di me. L'unica commissione a gennaio del 2013 per iniziare a parlare delle consulte di quartiere, qualcosa del genere. Poi non abbiamo fatto più. Arriviamo all'ultimo anno utile per parlare di partecipazione. Sì, certo, meglio tardi che mai. Però questa politica del fare tanto per fare non porta da nessuna parte, le cose si fanno per bene, non si fanno tanto per farle. E io trovo che questa cosa, sia il richiamo del prefetto che l'indizio del bilancio partecipato, sia una cosa fatta tanto per farla. Non si fa così. Non si parla di partecipazione in questa maniera. La partecipazione non è questo, è altro. L'idea di fondo della partecipazione è coinvolgere tutti. So che ad alcuni dei consiglieri, alcuni gruppi politici non appoggiano questa linea politica che è puramente, cioè che è la base del nostro movimento politico. Ma non si coinvolgono i cittadini solo sotto le elezioni, si coinvolgono sempre, si ascoltano sempre, e le petizioni si ascoltano, e le raccolte firme, se ci sono, e sono tante, si ascoltano e ci si comporta di conseguenza, non si possono ignorare, perché qua noi li ignoriamo, tranne quando ci fa comodo. Detto questo, io vi consiglio di fare un giro in parti di questa città che avete completamente dimenticato, e vi accorgerete che oltre alle vostre care associazioni, alle quali tutto è dovuto, c'è chi soffre per colpa della vostra non causuale cecità. Uscite da questo palazzo senza manifesti, ad un anno dalle elezioni, e forse avrete le idee un po' più chiare su quali sono i reali bisogni della città. E a conferma ulteriore di quanto detto, ci sono le cifre che riportate nella sezione operativa del DUP. Questa volta finalmente appunto sono le cifre giuste, non come quelle di dicembre che erano presunte. Facendo una rapida valutazione delle cifre previste per le diverse missioni, si evince chiaramente che non avete una politica rivolta allo sviluppo della città, sia quella costruita che quella che verrà. Per il 2016 avete deciso di stanziare 468.000 euro per lo sviluppo economico, lo 0,65% di tutta la spesa corrente dell'ente. Così come il piano delle opere si affida quasi interamente alle entrate derivanti dalle alienazioni del patrimonio pubblico. Abbiamo circa 2 milioni di opere vincolate alla vendita, ma le alienazioni procedono grandemente a rilento, quindi tutto è fermo e nessuna idea per sbloccare la situazione. Mi sento di farvi un unico suggerimento, di darvi un unico suggerimento, perché forse è l'unica cosa che potreste provare a fare per la fine della consigliatura. Ormai anche i muri hanno capito, perché la consigliera Iosa l'ha detto più volte, cercate di modificare il più possibile la burocrazia di questa amministrazione per la gestione delle imprese, perché è kafkiana. La consigliera Iosa ne ha parlato talmente tante volte che il fatto che ancora non si sia fatto niente è abbastanza imbarazzante. Riorganizzare bene la macchina comunale non vuol dire solo ridurre il numero delle teste, ma anche rendere più efficienti i sistemi di gestione. E voi questo proprio non lo avete neanche lontanamente iniziato a fare, questa è parte della riorganizzazione. E fino a che non sistemerete i sistemi di gestione, scusate il gioco di parole, non potrete dire di aver completato il processo di riorganizzazione dell'ente. Dovete iniziare appunto a rivedere le vostre procedure interne nell'ottica della semplificazione, perché se no sarà sempre peggio. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosa. Prima di dare la parola al consigliere Tremolato, chiedo consigliere vicepresidente Torrale se può sostituirmi un attimo, grazie. Così rimane a verbale, no? Per noi. Grazie Presidente.
Io credo che in quest'Aula, sono convinto, chiunque può dire la sua opinione, portare il suo punto di vista sulle problematiche della città, criticare e appunto essere libero di esprimersi come meglio crede. Però non credo sia corretto mettere in bocca ad altri consiglieri che sono intervenuti prima, anche perché poi il regolamento non ci permette di ribattere quello che loro avrebbero detto cercando di tirargli la giacca dalla propria parte. Io credo che il consigliere Romagnello non sia ancora passato all'opposizione, quindi abbia solamente tentato di fare un intervento equilibrato, critico, anche critico costruttivamente, intellettualmente onesto e serio, dando atto di alcune cose positive e anche di alcune cose sulle quali occorre lavorare. Questo esprime una posizione personale che può essere preziosa all'interno di un gruppo politico come il nostro, all'interno di una maggioranza e credo anche all'interno di una città. E invece cercare di portarlo dalla propria parte per legittimare le proprie idee non mi sembra corretto. E, tra l'altro fatto con una ricerca di dati precisa e sulla quale mi sento di dire si vede una passione in quello che fa. Mentre invece la critica che arriva dai banchi dell'opposizione è molto spesso qualunquista, mi spiace doverlo dire, mettendo insieme cose completamente diverse, anche non di competenza comunale, sono state criticate, tentando di criticare l'amministrazione comunale, l'ATM, l'ASL, la Regione Lombardia, lo Stato, tutti cercando di nel calderone portare dentro anche il Comune. Si è parlato di Bibbona e della Carmellongo accomunandole come se fossero dei ruderi. Effettivamente la Carmellongo l'è messa piuttosto male, Bibbona non è assolutamente un rudere. Si è messo insieme l'emergenza abitativa e l'elettrodotto. Allora, prima tutti i soldi all'emergenza abitativa e poi tutti i soldi per interare l'elettrodotto. Tra l'altro già dando per scontato che l'ASL sull'elettrodotto si pronunci come non si è pronunciato nemmeno l'Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto alle radiazioni dei campi elettromagnetici, dicendo che proprio quell'elettrodotto lì va interrato e non gli elettrodotti, per motivi che non si capisce se sono estetici o di salute. Si è parlato di omini rossi, che poi sarebbero la cooperativa che pulisce i giardini, e di camion senza ruote, in un intervento che vabbè, sarà stato anche divertente, ma non, secondo me non porta una costruzione, un dialogo rispetto alla città, rispetto ai bisogni di questa città. E poi ci viene rinfacciato che non facciamo delle scelte, che manchiamo di idee, che tutti gli anni siamo qui a ripeterci le stesse cose, mentre mi sembra di sentire sì le stesse cose e di scelte invece questa amministrazione ne ha fatte. Le idee non mancano, io ne cito solamente tre per brevità, cercando di argomentarle per il tempo che abbiamo a disposizione. Prima scelta è una scelta di campo che questa amministrazione fa, ha sempre fatto, però tutti gli anni, quando si costruisce un bilancio, alcune scelte vanno riprese in mano. La prima scelta che questa amministrazione fa è quella di occuparsi dei più deboli. Non è una scelta scontata. Gli asili nido sono un costo rilevante per questo comune. Qualcuno dai banchi dell'opposizione ci dice, anche in questa discussione ci ha detto, che secondo lui non è più sostenibile. Noi invece crediamo che questa sia una scelta a favore dei più deboli, che in questo caso sono l'infanzia, la prima infanzia. I servizi ai disabili, che in questa città sono sempre stati molto attivi e ai quali si aggiunge adesso un CSE. I servizi sociali in generale. Ricordo, se non ricordo male, che questa città è la terza città in Lombardia come spesa dei servizi sociali, magari poi mi corregge l'assessore. Le case popolari, che sono un bene, un patrimonio di questa città, è stato detto forse ieri dal consigliere La Miranda che non sarebbe un buon affare avere delle case popolari con delle persone che pagano un canone sociale irrisorio, perché questo non porta delle entrate, adesso non ricordo esattamente
il ragionamento, ma fondamentalmente perché queste persone che sono sulla soglia della povertà, come tasse al comune di Sesto pagano poco e quindi non sono un buon affare. Ecco, io questa amministrazione non siamo di questa idea. Io credo che le case popolari siano all'interno di un contesto che crea coesione sociale, crea inclusione, perché la città sia il più plurale possibile, quindi dia la possibilità a cittadini di ceti sociali diversi di vivere, di convivere nella stessa città, e credo che il tessuto sociale ne risulti arricchito da queste persone che, pur avendo, vivendo in condizioni economiche disagiate, portano comunque una ricchezza sociale. E non è vero che non sappiamo cosa fare perché c'è l'emergenza a casa. Sappiamo cosa fare, l'emergenza c'è, la crisi morde e diventa sempre più difficile, ma le scelte sono state messe in campo anche in questo capitolo e sono state portate avanti e vengono portate avanti. È stato scelto di non aumentare le tasse e di non ridurre le esenzioni. Ricordo per esempio la soglia di esenzione IRPEF, che penso sia una delle più alte non solo in Lombardia, di 18.000 euro. Questa è una scelta di chi al di sotto di quella soglia di stipendio non paga nulla di addizionale comunale. Scelta anche il bilancio partecipato. Dispiace che quando viene messa in campo una iniziativa che tutti adesso sembra che vogliano, poi però viene criticato che non è stata fatta prima, viene criticato che viene fatto perché si fa per scelte elettorali. Noi l'abbiamo fatto perché ci crediamo, non perché avanzano 250.000 euro che non sappiamo dove mettere, quindi nell'imbarazzo chiediamo ai cittadini cosa vogliono farne. Crediamo che il progetto, però, se vogliamo farlo, debba essere serio, e in questo dobbiamo essere supportati perché il progetto sia serio, perché funzioni bene, da chi questi progetti li sa fare. Io sinceramente non me ne intendo, e come partito abbiamo chiesto tramite la Presidente di Commissione Antonioli che, una volta elaborato questo progetto, ripassi in Commissione, perché anche i consiglieri possano essere partecipi di questo progetto. Però, se vogliamo farlo, secondo noi deve essere fatto così, perché se ci troviamo tra di noi di nuovo a decidere come questi soldi devono essere spesi, non è più partecipazione, siamo ancora noi che decidiamo le stesse cose. Può andare bene come scelta, possiamo criticarla, ma è un'altra cosa. Seconda scelta che questa amministrazione ha fatto e fa è la scelta dell'equità, con il recupero delle morosità, sulle quali ancora c'è da fare, ma sul quale questa amministrazione sta agendo da un paio d'anni in maniera molto decisa. La restituzione della Tari 2015 non è sicuramente un atto di gentilezza, è sicuramente un atto dovuto, un atto di equità, ma visto che più volte in questo Consiglio è stato messo in dubbio che l'avremmo fatto, rivendichiamo che lo stiamo facendo. E non è vero che ci siamo divertiti a chiedere ai cittadini più soldi che ora dobbiamo restituire, perché la volontà politica non è stata quella di chiederli allora, lo ribadiamo di nuovo oggi perché tutte le volte ci viene detto, è stata solamente una scelta, una non scelta, anzi un obbligo tecnico di dover partire dalla base d'asta, non essendo ancora partito il bando. Il risanamento delle farmacie, la riduzione delle tariffe della mensa, eccetera, eccetera, tutte scelte di equità che questa amministrazione continua a fare. Terza scelta, una scelta di sostenibilità, perché tutto questo che viene fatto possa continuare, tutti questi servizi che il Comune mette in campo, possano continuare ad esserci anche per il futuro. In questo l'alienazione di alcuni appartamenti di edilizia popolare, in modo che ci siano le risorse per sostenere gli altri o per averne di nuovi, l'esternalizzazione dei CDD, che per come l'abbiamo studiata e sofferta per quasi un anno è l'unica prospettiva, è l'unica possibilità che dà una prospettiva a medio termine a questo servizio, nonostante non tutti la pensiamo allo stesso modo in questo Consiglio, però è un intervento che è stato fatto prima che la situazione precipitasse, perché ci è stato rinfacciato anche che noi prendiamo in mano le cose solo quando stanno per fallire come le farmacie. Così non è, ci siamo accorti per tempo e abbiamo messo mano all'organizzazione in modo che fosse sostenibile non per quest'anno, non per l'anno prossimo, ma per il futuro. L'organizzazione comunale,
ci viene rinfacciato che in realtà di sforzo non abbiamo fatto granché, perché la gente va naturalmente in pensione e quindi di fatto non abbiamo riorganizzato nulla. Ecco, io la penso diametralmente in maniera opposta. Se io quando una persona va in pensione la rimpiazzo, non ho cambiato nulla. Se invece se una persona va in pensione, io devo cambiare tutta l'organizzazione aziendale perché il numero delle persone, uno in meno, faccia fronte allo stesso modo al servizio, questa è riorganizzazione. E vi assicuro che mettere mano all'organizzazione comunale in modo che con meno persone si possano dare gli stessi servizi non è per niente facile. La gestione degli impianti sportivi risponde anche essa al principio di sostenibilità e faccio solo l'esempio delle piscine, per esempio, sul quale questa amministrazione, la nostra parte politica crede fortemente, e la ricerca di finanziamenti per, da un lato, avere bandi europei, avere risorse da questo punto di vista, o anche altri. Io ricordo per esempio che il settore cultura di questo comune acquisisce, fa una serie di iniziative, fa la maggior parte delle iniziative attingendo a ogni possibilità si trovi sul campo per poterle portare a casa con risorse ingenti. Ecco, tutto questo, queste tre scelte per dire che le scelte vengono fatte e anche se non tutti gli anni si mette in campo qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo, molto spesso anche proseguire tenendo in piedi gli stessi servizi nonostante le cose cambino, sì, è comunque una scelta, è comunque qualcosa di nuovo. Per la parte investimenti, che effettivamente non sono delle grandi cifre, però cito solamente il piano per la riduzione delle barriere architettoniche, che non vuol dire barriere zero a Sesto, ma cominciare a mettere mano a questo tema, la digitalizzazione delle scuole e l'efficientamento energetico. Sul quale è vero, duole dirlo, avremmo preferito potesse essere fatto di più, ma io credo che si giochi con le regole che ci vengono date. Certo, il rammarico c'è perché il governo ci ha sostanzialmente cambiato le regole in gioco e quindi a programmazione sostanzialmente già avvenuta abbiamo dovuto rimettere mano a quello che pensavamo di fare, quindi faremo meno investimenti dovendo far fronte sulla spesa corrente a una sostanziale disavanzo di circa 700.000 euro, come molti prima di me hanno ricordato. Per onestà però vanno dette due cose: che è vero che non ci vengono restituiti 700.000 euro, però è anche vero che alla città, ai cittadini, vengono restituiti circa 7 milioni di euro, quindi rimane da stigmatizzare il comportamento del governo, che ha promesso la restituzione totale e poi non l'ha mantenuta, almeno per il momento, spero che si possa ravvedere, ma rimane comunque una pressione fiscale tanto criticata negli anni passati, che di fatto viene ridotta, e quindi per il cittadino il comune tiene in piedi tutti i servizi che il cittadino aveva l'anno scorso, cerca di mettere in campo qualche servizio aggiuntivo, fa efficienza su molte cose e alla fine dell'anno il contribuente avrà pagato un po' di tasse in meno. Grazie. Grazie al consigliere Tremonato, ha chiesto la parola come giovane se stessa la consigliera Aiosa, prego. Grazie Presidente. È il caso di dirlo, nulla di nuovo all'orizzonte. Ancora una volta ci troviamo in quest'Aula a ripetere nuovamente le stesse cose, coscienti del fatto che sono solo parole e non danno concretezza alla città e speranza ai se stessi. Il bilancio di previsione dovrebbe essere il biglietto da visita di tutti noi, maggioranza e opposizione, che sediamo in questo luogo. Il luogo dove si decide il futuro e la progettualità di Sesto San Giovanni e di come dovrebbe cambiare. Invece nulla di nuovo all'orizzonte.
Un bilancio di previsione che nella realtà dei fatti è un contenitore di numeri e non come dovrebbe essere di solide proposte. È un bilancio tecnico, corposo, composto da imposte e da tasse. Ieri sera è stato detto e rivendicato il fatto che le aliquote sono ferme da anni, anche stasera. Certo, eravamo già al massimo ed è da qualche giorno che lo leggiamo su tutti i giornali nazionali che siamo fra i comuni più cari. Questo è quello che si potrebbe definire un bilancio sociale, dove vengono mantenuti quasi tutti i servizi essenziali, garantita la spesa corrente, nessun investimento e i servizi sono gestiti e garantiti grazie alle sole tasse, ai trasferimenti statali e quest'anno abbiamo scoperto anche da una cifra, da una partita, da una cifra posta sulle multe molto più alta. Quando avete iniziato la sperimentazione del bilancio armonizzato, noi della lista civica Giovani Sestesi abbiamo visto in questa scelta una vera opportunità di cambiare passo, che risiedeva nella possibilità di lavorare su numeri più reali e meno blindati nei vari capitoli di spesa. Fatto salve le mansioni divise per settori e per obiettivi, in un panorama dove le emergenze cambiano quasi mensilmente, questo nuovo bilancio ci poteva mettere nelle condizioni di muoverci più agilmente. E questo trova ancora più conferma nella prevista soppressione del patto di stabilità interna con l'applicazione del nuovo pareggio di bilancio. A 4 anni di consigliatura possiamo tranquillamente e nuovamente dire, e non con poca amarezza, che quello che a voi della maggioranza vi manca è un progetto città, che sta nelle scelte, scelte principalmente politiche e anche scelte tecniche, quelle stesse scelte tecniche di cui parlava ieri sera la Presidente di Commissione Chiara Pennasi. La domanda da porsi è: la città delle fabbriche che cosa vuole diventare? È la stessa domanda che da 4 anni ci poniamo e vi sottoponiamo nella speranza di ricevere una risposta. Invece nulla, se non assistere alle acrobazie della dottoressa Orsetti e del suo staff nel far quadrare i conti. Bisognerebbe parlare di un progetto città tangibile, di un progetto città visibile. Invece sembra che vi piaccia sentirvi fare la solita romanzina che vi ripetiamo ormai non con poca amarezza, perché solo una politica e una politica economica cieca, presuntuosa e poco capace o con zero lungimiranza basata su logiche di partito può gioire della non riuscita dell'avversario, non fosse altro perché il risultato finale è spalmato sulla pelle di tutti i cittadini. Nell'analisi di questo bilancio preventivo vorremmo soffermarci su alcuni punti che politicamente hanno attratto la nostra attenzione, partendo però da un numero, la quota libera del risultato presunto di amministrazione 2015, che è pari a 24.150 euro. Un risultato che dovrebbe imporci delle scelte forti a fronte del dato che ammazza il nostro risultato di esercizio, che conta 4 milioni e dispari di crediti di dubbia esigibilità. Una speranza di riscossione fatta con metodi coercitivi che darà risultati sui furbi, ma non sulle persone barre imprese che sono in reale difficoltà. Stesso discorso vale per le alienazioni di beni immobili, stimate in 2 milioni e mezzo di euro, che avrebbero senso su accordi in fase di definizione, ma che su previsioni ancora non definite con le controparti ci sembra non del tutto comprensibile. Con i numeri ci fermiamo, già ieri sera e stasera tra relatori e consiglieri ne sono stati dati tanti e il quadro direi che è stato spiegato molto bene. Spiace risentire nuovamente i discorsi improntati solo sul quadro economico di tagli che lo Stato centrale ha fatto ai comuni. Su cosa vuole lo Stato dai comuni? È stato chiesto ieri sera. Ma noi che cosa vogliamo? Oddio, devo dire che quello che sono le idee espresse dal consigliere Feltrin sono tutto fuorché non chiare.
case, sport, patrimonio non goduto, dipendenti pubblici, scuola, nidi, ma la domanda è come? Se questo che ci avete descritto è il nuovo panorama economico, ci potete spiegare come? Facciamo presente tra l'altro che ad oggi non vi è ancora traccia della gestione di spazi, proprietà, concessioni che abbiano un minimo di sentimento economico. E giusto per non dimenticare, perché ognuno poi ha i suoi puntelli, viva il carro ponte, che economicamente ci dà 10.000 euro ma tanta cultura, se va bene a darci e se sei tesserato. Ci dà tanto appeal, punto di riferimento per tutto il nord Milano, insomma i soliti due cocomeri e un peperone. Credo che nessuno vi abbia mai spiegato che più una cosa funziona e più costa averla. Invece voi adottate questo sistema solo con i commercianti e le imprese, spremendole fino a farle scappare dal nostro territorio, perché la teoria dice padrone uguale sfruttatore e negoziante uguale evasore. Vorrei ritornare un attimo alla programmazione. Primo punto. Il panorama economico così tirato e così limitato, in un panorama economico così tirato e così limitato, ha senso mettere 250.000 euro di bilancio, del nostro bilancio sul bilancio partecipativo? 250.000 euro suddiviso in 5 quartieri. Si possono a malapena sostituire le lampadine o rifare le strisce dei parcheggi. E poi, qual è il senso di tutto questo in una realtà dove il decentramento territoriale non ha ancora una sua forma determinata? Il consigliere Nossa in commissione diceva che proprio perché le risorse sono poche, è giusto che le priorità le decidano i cittadini. In realtà, questa scelta, che viaggia a ridosso di un regolamento dello statuto che passerà finalmente in commissione fra 15 giorni, dove all'articolo che lo riguarda si è voluti stare molto sul vago, ed è per questo che in Consiglio Comunale non è stata votata la mozione, sa molto di pre-campagna elettorale. Comunque sullo statuto e sul regolamento stendo un velo, perché tutta la partita dei regolamenti l'abbiamo detta per circa 6 mesi durante la commissione e durante i consigli comunali. Secondo punto, grande interesse per la digitalizzazione nelle scuole, un miglioramento, un'innovazione doverosa per i nostri studenti, ma forse bisognerebbe prestare più attenzione anche agli ascensori che non funzionano, ai bagni rotti, ai topi che scorrazzano tra l'erba alta e agli scarafaggi che viaggiano nelle aule e speriamo non nei locali dove mangiano i ragazzi. Terzo punto, igiene urbana. Una vergogna, accompagnata dalla romanzina del consigliere Feltrin, che ci aveva invitato a guardare quanto è curato il verde della nostra città. Peccato che ad oggi lo scempio dello stato del verde è sotto gli occhi di tutti se stesi. Sfido pubblicamente il consigliere di Rifondazione a venire domani stesso con me a visitare i siti verdi della città. Comunque, chi vivrà vedrà. Una cosa è certa, imprenditori e commercio di vicinato quest'anno si sentiranno un po' cornuti e mazziati. Dei 654.000 euro di rimborso pagati in più l'anno passato, loro non ne beneficeranno. Colpa sempre delle regole, come ormai da tempo ci ha abituato l'assessore Montrasio. Colpa della base di calcolo che vede numeratore e denumeratore variati, e di errori di comunicazione di dati da parte della Camera di Commercio, proprio come ha tentato di spiegarci l'assessore in commissione. Speriamo che riesca a farlo anche con gli imprenditori, visto che il report di Assolombarda, che neanche il sindaco in un'intervista è riuscita a far cambiare di prospettiva. Quarto punto, grande fermento nel settore sportivo. Uno degli ambiti che ha visto maggiore vivacità e chiara necessità di cambio di passo, pena il fallimento. Crediamo che questo assessorato risenta positivamente della provenienza / competenza imprenditoriale dell'assessore Rivolta,
che ha preso atto e coscienza che l'unica strada percorribile era fare partnership con i soggetti privati. Speriamo che anche la GEAS, visto il lascito che gli abbiamo fatto nell'ultimo consiglio comunale di 130.000 euro, ci faccia vedere prima o poi la tensiostruttura. Crediamo che questo sia l'esempio di come una persona, l'assessore, sa di che cosa sta parlando. E quando uno sa di che cosa sta parlando, riesca a navigare nel bailame delle difficoltà, della non accettazione della realtà da parte della pletora abituata a fare e a disfare a suo piacimento. Resta comunque molto evidente da parte di alcuni consiglieri della maggioranza il poco coraggio sul tema e la paura di affrontare la verità della situazione, quella stessa verità detta con poca determinazione che purtroppo lascia i fruitori nel limbo con poche idee e confuse, e questo l'abbiamo visto più volte nelle commissioni che abbiamo fatto. Quinto punto, strategia casa. Anche qui si tenta un cambio di marcia. Sin da qui fin dal momento in cui noi ci siamo insediati, noi della lista civica Giovani Sestesi abbiamo sempre continuato a sostenere che serviva un censimento serio e vero del patrimonio e se il pagamento dell'affitto di esso era congruo. Capiamo perfettamente che per alcuni questo sistema a bagno fa comodo perché è bacino di voti, ma è una situazione ormai insostenibile. Vorrei però sapere a che punto siamo con l'istanza da portare a Regione Lombardia su quel maledetto ISEE che ci impedisce da 4 anni ragionamenti pratici e blocca tutto sul sesso degli angeli. Tra il recupero forzoso del non pagato dei cittadini e degli imprenditori, quanto è stato recuperato dell'amorosità colpevole che viaggia su una forte percentuale di chi occupa le nostre case? Pur essendo sempre stato argomento tabù in questo palazzo, sarebbe importante avere informazioni sull'occupazione dello stabile di Alitalia e ora della Casa Rossa in Viale Italia. Capiamo che è più facile far finta che non esistano, per 2 anni ce ne siamo filati, ma ci sono fenomeni che la politica ha il compito di governare. Sesto punto, sviscerata con favore la tematica della polizia locale, con un risultato apprezzabile. Bisognerebbe rivalutare il settore mettendolo in condizione di lavorare meglio, aumentare la formazione e la dotazione degli strumenti al fine di svolgere con più serenità e professionalità il loro operato, quell'operato che si trasforma in sicurezza per la città, perché non va dimenticato che la sicurezza è importante per la vita di tutti quanti noi. Pochi sono i cittadini che sono a conoscenza della riorganizzazione del settore, come ad esempio la figura del vigile di quartiere. Ed è bene che questo forse esca dalle mura del palazzo. Settimo punto. Risveste notevole interesse la presenza zero all'interno di questo DUP di una politica di rilancio dell'impresa e del commercio di vicinato. Siamo ancora fermi al SUAP, al SUE, al progetto Vado a Sesto e alla mitica app Open Sesto. Sparito Expo dal DUP precedente, visto che è finito, sparita anche la pedonalizzazione. Di certo c'è che a fronte di 800.000 euro proveniente dall'imposta sulla pubblicità, ne sono segnati 1 milione, ho tolto quelli che non fanno parte di noi ma che entrano per altri motivi, e di 940.000 euro provenienti dalle occupazioni di suolo e area pubblica, nulla è dato in cambio, nemmeno l'albero di Natale, d'altronde non ci sono soldi. Eppure il commercio produce ricchezza che ogni anno spalmiamo sul territorio. Con quello che l'amministrazione riserva ai negozi di vicinato abbiamo fatto un calcolo spannometrico di ritorno su singolo esercizi. Tenetevi forti perché sono ben 0,20 centesimi. Una vera vergogna e un rammarico che non risiede nemmeno più nelle cifre, anche perché è sempre più evidente l'incapacità e l'incompetenza e l'arroganza abbinata alla presunzione di possedere la verità in tasca su come si guidi l'economia di una città.
Peccato che, come diciamo da sempre, se non c'è un progetto è inutile stanziare soldi. E la considerazione pari a zero che l'amministrazione riserva al settore economico ne è l'esempio più calzante. Di contro, sappiamo che l'imprenditore Davide Bizzi, proprietario delle aree Falck, ha le idee chiare su come dovrà fare per vendere le sue case, tra centri commerciali, negozi, navette, parcheggio e quant'altro. E noi, cioè voi, niente. Non avete uno straccio di progetto per preparare la città al cambiamento e all'impatto che il nuovo avrà sul costruito. Non solo, vi permettete anche il lusso di bocciare, pensare, ragionare, perdere tempo su quei progetti che vi vengono presentati a costo zero per la città, per non parlare delle istanze / suggerimenti che andate tanto mendicando tra i commercianti quando vi fa comodo, ma che quando vi vengono presentate fate finta di niente, lasciandole a bagno solo perché, come al solito, non ci sono risposte. Giusto per rimanere sul tema caro della partecipazione, ma questo tema evidentemente è riservato a pochi. Dall'ultima commissione del PI Falck una certezza però l'abbiamo. L'imprenditore parte con Città della Ricerca e della Salute, forse, e il commerciale, ma anche l'assessore Marini e l'architetto Riganti si sono accorti che la città costruita necessita di una riprogettazione per compensare l'impatto. Signori, benvenuti. Quanto tempo sprecato. Sul tavolo del commercio stendo un velo pietoso sulla gestione, sul metodo di lavoro e sulla sua efficacia. Tavoli, workshop, incontri sorridenti e incontri arrabbiati tra di noi. La realtà è che siamo fermi da 15 anni. Pazzesco che con la desertificazione delle aziende a Marelli, dove in piazza Montanelli anche la fontana del famoso scultore Cascella ha smesso di piangere, con la vicenda Alstom ancora in essere, Metronic che se n'è andata, Pompe Gabbioneta prossima all'evacuazione, nessuno si preoccupa di parlare, ma concretamente, non a chiacchiere, con quei nostalgici piccoli imprenditori che ancora oggi restano in città. Grazie alla consigliera Iosa. Come sesto nel cuore parla la consigliera Titta Ferrante. Prego. Buonasera a tutti. Nel documento unico di programmazione si parla di bilancio meno rigido grazie alle operazioni sulla spesa del personale. E l'argomento della riorganizzazione dell'ente diventa un vanto per l'amministrazione. Se andiamo a fare un'analisi dettagliata, notiamo che il grosso della riduzione è dovuto a fattori che prescindono dalla riorganizzazione. Come già stato anticipato, parte della riduzione è dovuta alla diminuzione di 6 dirigenti per il pensionamento, uno è deceduto, o per uscita volontaria, 2 dei quali, ricordo, che prendevano il doppio degli altri dirigenti. Un'altra parte della riduzione è dovuta alla diminuzione del fondo per l'indennità di risultato e di coordinamento dei direttori delle PO. Solo una parte deriva dalla effettiva ristrutturazione dell'ente. Quindi la tanto dichiarata ristrutturazione dell'ente sembra un'affermazione da propaganda elettorale. Per quanto riguarda le tariffe e i tributi, sono invariati. Ma ricordo che per la legge 208 del 2015, all'articolo 1,26, questa legge prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati nel 2015. Quindi anche questa affermazione non è frutto di una scelta politica. Non devono essere considerati, quindi, come un vanto dell'amministrazione. In merito alla Tari, l'anno scorso eravamo fortemente contrari all'aumento del 10% prima ancora di aver definito l'assegnazione del bando e avevamo ragione, visto che adesso l'amministrazione deve restituire quanto prelevato in più. Anche qui, dai comunicati stampa, appariva che il rimborso fosse quasi una elargizione dell'amministrazione attuale. Anche su questo punto è continuata quindi la propaganda elettorale.
Comunque, aumentare la Tari in previsione di maggiori costi che si prevedono con l'assegnazione al nuovo gestore è una scelta politica imbarazzante da un punto di vista etico. Com'è possibile essere così disinvolti con i soldi dei cittadini? Che politica è quella, quella che nel dubbio o per inerzia aumenta le tasse così? È legittima la tassazione preventiva? Non nasconde questo comportamento un'approssimazione nel gestire la cosa pubblica? Per quanto riguarda gli investimenti, esamino la delibera di rinegoziazione di tutti i 17 mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti. Si era scelto di rinegoziarli tutti fino al 2029 per consentire di avere un risparmio annuale sulla rata di 629.392 euro fino al 2021, mentre per il 2022 ci sarebbe stato un risparmio di 381.000 euro. L'operazione comportava un allungamento della durata del debito che vincola l'attività futura dell'amministrazione. Ma nonostante questo rischio, la delibera mi aveva convinto per la possibilità di utilizzare le economie derivanti dalla rinegoziazione, i famosi 629.000 euro, per spese in conto capitale. I 629.000 euro dovevano essere destinati ad investimento su efficientamento energetico, qualità urbana e sicurezza. Invece, sono serviti alla copertura di spese correnti. Dei 692.000 euro sono destinati agli investimenti di riqualificazione energetica solo 142.000 euro. Anche qui chiedevo di valutare l'ulteriore periodo di indebitamento confrontandolo al periodo nel quale gli investimenti avrebbero prodotto la loro utilità. Ma tutto ciò, visto gli importi, è insignificante. Quindi ci siamo indebitati, abbiamo allungato il nostro tempo. Una gestione poco attenta alle finanze locali della nostra città, che da tempo denunciamo, ricadono pesantemente sulle tasche dei cittadini e delle imprese che vogliono lavorare sul nostro territorio, al punto da risultare al secondo posto sull'incidenza della tassazione locale sulle imprese, come dichiarato dal rapporto di Assolombarda, che prende in riferimento i comuni della città metropolitana, della provincia di Lodi, di Monza e di Brianza. Per quanto riguarda le entrate, tocco un solo argomento, la cessione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree indivise della cooperativa edificatrice Nuova Torretta, denominati Tor 1, 2, 3 e 4. L'amministrazione si era avvalsa di elevare la già prevista riduzione del valore venale del bene. Un provvedimento legittimo, ma a mio avviso non opportuno nel merito, e spiego perché. La motivazione dell'operazione era quella di favorire l'adesione dei cittadini interessati alla possibilità offerta di riscattare le opere edificate. Invece scopriamo che già nel ottobre del 2014, quindi ben più di un anno prima, di qualsiasi attività svolta dal Comune, il Consiglio di Amministrazione della cooperativa comunicava il prezzo finale di ogni abitazione, fissando il costo al metro quadro in euro 700, quando invece il valore di bilancio delle torri risultava di 300 euro al metro quadro. 700 euro al metro quadro per tutte e quattro le torri. In commissione ci avevate detto che questa valutazione inferiore della cessione del diritto di superficie veniva stabilito, appunto, abbiamo detto, per favorire l'adesione dei cittadini, mentre un'informativa scritta comunicava che questo prezzo veniva stabilito a fronte di un'operazione per il recupero di un ingente investimento, valore determinato a causa dei costi sostenuti per la costruzione di Tor 6 di via Masaniello, operazione molto discutibile e contestata dai soci, che non ha dato i risultati sperati nella vendita individuale degli alloggi e che portano ora il CDA a far ricadere finanziariamente tutto il problema sui soci. Quindi
Noi abbassiamo il prezzo della cessione del diritto di superficie alla cooperativa e questa aumenta il prezzo dei metri quadri ai soci assegnatari. Sarebbe stato molto più opportuno da parte della cooperativa, se c'era l'intento di vendere, cedere questi appartamenti 10 o 15 anni fa, sia per una questione di età dei soci assegnatari, molti dei quali sono diventati anziani, quindi con una maggior fatica a reperire le risorse per l'acquisto, e sia per una migliore e più ampia prospettiva del socio acquirente, invece di procedere solo ora. Verrebbe da chiedere se l'operazione sia fatta a causa di investimenti non corretti della cooperativa, a cui i soci sono sostanzialmente estranei. Quindi questa operazione non va a favore dei soci, come c'era stato detto nella commissione consiliare. Anche questo argomento merita di essere approfondito e noi non lo lasceremo cadere nel vuoto. Per quanto riguarda la partecipazione, leggo nel programma elettorale del sindaco che lo statuto e i regolamenti, e in particolare quello sulla partecipazione, verranno rivisti e adeguati, rendendo ancora più agevole e cedere alle informazioni nell'ottica di costruire percorsi decisionali partecipati, trasparenti e motivati. Sono passati 4 anni e a che punto siamo con le promesse elettorali? I cittadini a Sesto possono esercitare la partecipazione popolare? Lo statuto comunale è stato modificato perché alcuni cittadini hanno proposto migliorie fin dal novembre 2011 e hanno incalzato l'amministrazione comunale fino a dover ricorrere al prefetto di Milano, al difensore civico della Lombardia e al Ministero dell'Interno per farlo aggiornare e modificare. 2 comitati cittadini sono ancora in attesa di risposta a 2 quesiti referendari depositati il 12 maggio del 2014, ai quali, a norma di statuto, doveva essere data risposta entro 60 giorni. Ma c'è un ulteriore intervento del prefetto di Milano, che in data 21 aprile ha di nuovo scritto all'amministrazione di Sesto, richiedendo di fornire notizie a riguardo della tempistica atta a dare una risposta ai cittadini. Ma è così che si favorisce la partecipazione? Per quanto riguarda il problema drammatico della casa, ribadisco quanto già detto negli anni precedenti. Gli operatori dell'Agenzia Casa sono in possesso di un elenco degli immobili dismessi o da ristrutturare, in modo da fare almeno una valutazione per l'assegnazione a quelle persone in graduatoria che sarebbero disponibili a prendere le case nello stato di fatto in cui si trovano e quindi a ristrutturarle. Una valutazione. Abbiamo un elenco delle case sfitte, un altro argomento. Abbiamo un elenco delle case sfitte nella città per valutare delle operazioni di sgravio fiscali che invoglino le disponibilità dei proprietari a dare in affitto a canone concordato? Ricordo il bel progetto locale della precedente consigliatura, organizzato da associazioni di volontariato, la banca di credito cooperativo e il comune, dove tante famiglie erano disponibili ad abbassare il canone di locazione a fronte però di sgravi fiscali e di garanzie giustamente richieste. Perché non si opera più in questa direzione? Anche questa è partecipazione. Occorre valorizzare il senso di responsabilità di quei cittadini che vorrebbero e potrebbero aiutare chi si trova in difficoltà a cercare casa e contribuire così al benessere della città. È chiaro che se non abbiamo una valutazione degli immobili, se sono 100 è un discorso, ma se fossero 1000 è un altro. Quindi bisogna avere dei dati per poter fare delle valutazioni. Infine, per quanto riguarda il bilancio di partecipazione, per quanto riguarda il bilancio partecipato, ahimè, si è aspettato l'ultimo anno della consigliatura per dichiarare di realizzarlo, sapendo che andrà tutto nel 2017, a ridosso delle elezioni. Se non è anche questa propaganda elettorale,
Quindi noi assistiamo ad azioni fatte solo con lo scopo elettorale, ma la città ha bisogno di essere amministrata con competenza e passione. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Non vedo più prenotazione di nessun gruppo, quindi per la gioia dei dipendenti dichiaro chiusa la seduta e ci vediamo domani sera. Buonanotte a tutti.